Siamo nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Ok. Siamo a Ladispoli, quindi in Ok. provincia di Roma. Un ragazzo di 20 anni, Marco Vannini, fu ferito da un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Ok. Insieme con loro c'era tutta la Tutta la famiglia di famiglia Martina, Ciontoli. della fidanzata, quindi c'erano tutti, lei, il fratello, padre e madre. Cosa succede? Questo colpo di pistola, poi lo vedremo sicuramente più nel dettaglio. Purtroppo le ha trapassato braccio, polmone, si è fermato poi praticamente al cuore, ma il cuore non ha ceduto e non ha smesso di battere per le 4 ore successive. Raga, follia, Il problema follia. di tutto qual è stato che allora il padre faceva parte delle forze dell'ordine, un carabiniere, ma mi pare anche sottufficiale della Marina, se non erro, non hanno chiamato subito i Pazzesco. soccorsi. Lui sicuramente ha, Si è no, spaventato? come si dice, ha, no, Negato? non ha reputato la situazione Grave. grave, quindi come si dice, non ha, oddio, ha minimizzato Ah. Il problema, perché poi effettivamente ci sono stati degli elementi, per esempio il fatto che non fosse uscito sangue dal braccio, il foro era piccolissimo, insomma una serie di cose che per cui all'inizio Ma come sembrava cazzo? essere stato un, dicevano, un colpo d'aria, un tacco di panico, insomma c'è stata molta confusione. Il problema qual è? Che dopo la prima chiamata al 118 la chiamata fu interrotta perché pensavano che Marco, questo dicono loro, pensavano che Marco si fosse ripreso. In realtà poi dopo un'altra mezz'ora sono stati chiamati i soccorsi, ma all'arrivo in Era ospedale, troppo tardi. no, no, non era troppo tardi, Marco era ancora vivo, ma Scusa. loro, non hanno detto che è partito un colpo di pistola. Quindi se i medici, l'infermiera avessero saputo fin da subito che c'era stata di mezzo un'arma da fuoco, l'ambulanza arriva già con il medico in ambulanza, Ok. cioè Già con quello che sapevamo fare, c'è un altro c'è un iter. altro iter, c'è un altro tipo di soccorso, arrivi in ospedale con il codice rosso mentre Marco è arrivato con il codice verde. Ok. Quindi tutto questo ha fatto sì che la situazione peggiorasse poi in quelle ore successive, che Ma purtroppo ci poi ha sono anche portato al decesso. quei video di loro da in questura, no? Sì, Dove fanno le esatto. Poi domande. comunque c'è stato tutto un susseguirsi di coperture, cioè poi la famiglia una si copriva con l'altra, molta confusione nelle testimonianze, intercettazioni che poi, grazie a queste intercettazioni, si è arrivati poi a ricostruire, diciamo, la dinamica. Ma in realtà la dinamica vera dei fatti non si sa ancora. È Cioè, ancora un hanno dubbio. cercato i giudici, i magistrati, gli avvocati naturalmente, di ricostruire i fatti. Ma ci sono ancora molte lacune, molte mancanze, e si sa solo che questo ragazzo, questo povero ragazzo innocente, a quest'ora sarebbe ancora vivo se i soccorsi fossero stati chiamati in tempo, come una persona si dovrebbe sempre comportare in modo normale, no? Perché anche se, cioè, guarda. Scusami, il Bogo non sapevano dell'arma da fuoco all'ospedale, non sapeva, pensavano Esatto, fosse un perché era colpo d'aria, talmente, una non roba. si Non capiva, si capiva. è proprio stata una situazione Anomala, sì. anomala riguardo quest'arma da fuoco. E quindi anche loro potevano magari arrivarci prima, nel senso ci sarebbero sicuramente arrivati, ma a volte 4 ore, anzi meno, mezz'ora magari ti basta per salvare una vita, no? Beh, cazzarola. Sì, appunto. E quindi niente, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma Scusami. no, non mi ricordo più. No, che No, praticamente che dopo. se avessero chiamato i soccorsi in tempo, appunto. Probabilmente, cioè, non si capisce anche il momento, ma perché probabilmente non c'è, non lo dico per E non giustificare gliel'ha queste detto. persone perché sono colpevoli, hanno poi avuto le loro condanne ed è giusto che adesso siano detenuti, ma probabilmente è stato un incidente per quanto si sappia. Quindi quello che dico è, quando succede qualcosa del genere, qualsiasi tipo di incidente sia, lo spavento, possono subentrare mille emozioni, panico, paura, confusione, lui non voleva perdere il posto di lavoro, ma niente giustifica la perdita di una vita, la possibile perdita di una vita. Certo. Quello che viene dopo, se è stato un incidente, sicuramente si può scoprire, quindi non bisogna mai farsi prendere dal panico, la prima cosa da fare è salvare le persone che si possono e Certo, si a devono me sembra salvare. logico, però in queste situazioni non è. Lui ha E soprattutto sbagliato. in una situazione in cui praticamente questa persona era di famiglia. Cioè, capisci poi qui subentra anche una fiducia che avevano anche i genitori nei confronti di queste persone coinvolte, no? Perché dicevano: mio figlio è 3 anni che sta con vostra figlia, noi ci fidavamo ciecamente, stava in casa vostra.
Quindi dinamiche che comunque non sono mai state portate alla luce nella loro totalità, nelle loro motivazioni, nelle loro ragioni, si sa solo quello che poi è successo come causa del decesso, E capito? allora guardiamo insieme, iniziamo. No, ma il bollo, la cosa è che praticamente lui non ha dichiarato il fatto che ha sparato un colpo, non l'ha L'ha dichiarato dichiarato troppo tempo, era troppo troppo tempo tardi avanti. quando ha detto che lui era un Comunque, carabiniere, penso che esatto. abbiamo 1 ora e mezza, penso che ce lo Sì, diranno per esatto. bene Comunque volevo loro. farvi un attimo il quadro completo Giusto. per chi non lo conosce, non conoscesse il caso. E comunque ragazzi, voi quando volete commentate, ve lo Domandate anche. diciamo, fate domande, commentate se non capite qualcosa, cioè noi ci Ma fermiamo voi sapevate comunque. tutta la storia? O forse delle volte. Cioè, voi sapete tutto, la sapevate già questa storia un po'. Oh, perché sennò magari la prossima volta Silvia vi fa la base e non vi svela. Però vabbè, si No, ma chiama. io Ok, non ho svelato, cioè è semplicemente Nico. il No, per contesto. capire, magari uno vuole. Ok. Ah, perfetto, perfetto. Ok, va bene, andiamo ora a vedere un Ora po' di retroscena, ripercorriamola. ripercorriamola insieme. 118 Roma, buonasera, mi serve urgentemente un'ambulanza alla Tivoli. Era intorno a mezzanotte 35 circa. Ora capiamo insieme chi sono i personaggi. Ma sento che si lamenta. È andato in panico e. Ci è arrivata questa seconda telefonata, venite Adesso mi direttamente al spiega. PIT perché è venuta l'ambulanza a prendere Marco. Il nome qual è? Mappo Vannini. Allora, i personaggi che avete visto, lei è la madre e lui è il padre di Marco, sono i genitori di Marco. Marco. E una cosa anche fondamentale di questo processo, di questo caso, sono le chiamate al 118. Come sentite, appunto, Marco urlava anche, quindi insomma, sono state delle prove fondamentali Il caso Vannini, per le loro condanne, semplicemente, sì. Mini. Basta che clicchi il tasto, secondo me va. Ah no, con te c'è sempre. No, no, sempre. Devi riprovare. Era clinicamente impossibile essere un attacco di panico. Ho caricato e ho premuto il letto. So che è successo qualcosa a Marco. Ma cazzo, ma il botto non l'avete sentito? Mi senti, Martì? Sì, ti sento. Arriviamo al PIT e c'erano tutti i carabinieri e non facevano entrare nessuno. Ricordo almeno un paio d'ore di massaggio cardiaco perché non ci arrendavamo. Per noi non poteva finire così. E io che continuavo a dire, voglio Madonna. passare, che sta succedendo? Il cervello andava a 2000. Mia sorella entra e urla. Mia sorella urla, io sono svenuta. Ho capito che Marco era morto e che non ce la faceva più. A me mi si è fermato tutto a quella sera. Blocco un attimo. Ma Alessandro Carolini chi era? Non so, credo sia un collega del padre, un carabiniere, credo. Sì, Minchia, è pesante, pesantissima sta pesante, roba, raga. ragazzi. Ma è morto, porca troia, raga. Cioè, senza senso. Capito proprio Quando ci insensata siamo questa conosciuti non lo cosa. ricordo perché eravamo troppo piccolini, però da che ne ho memoria abbiamo sempre giocato insieme fin da piccoli. Beh, era il mio. A me, se posso dire, piace molto quando nei documentari intervistano anche gli amici, perché secondo Che è un me, punto di vista diverso. esatto, gli amici, con gli amici è un punto di vista diverso, nel senso che è quasi, non che gli amici parlino peggio dei genitori, però hai proprio un rapporto È diverso con le diverso. amicizie rispetto al legame che hai con i genitori e possono raccontare aneddoti, comunque degli aspetti che magari neanche i genitori conoscevano, no? E quindi è sempre emozionante, secondo me. Il migliore amico, onestamente. Marco era innanzitutto molto scalmanato, molto appassionato, aveva tante passioni, tra cui vabbè, i motori in generale, le moto. C'erano tutti i video, vabbè, ovviamente più la nostra età Era aveva. lui il meccanico del gruppo dei Sì. motorini che possiamo immaginare, no? Che a 16 anni, 15 anni, e magari se uno scivolava, la prima cosa che faceva era andare a casa di Mark, controllare i danni al motorino prima di andare a casa a Ma lui è sentire i appassionato di genitori. motore. Ah, perché aggiustava i motorini degli amici. Accelera di parte.
E la sera stessa che conobbe Martina, credo, forse qualche sera dopo, ci raccontò subito che, insomma, questa ragazza, non so, aveva subito perso la testa, proprio un colpo di fulmine. Stavano insieme da 3 anni loro quando successe. Sembrava veramente felice, tanto che infatti decisero di fidanzarsi proprio il giorno stesso, se non il giorno seguente. Minchia. Si sono, credo, piaciuti da subito e hanno iniziato a frequentarsi. Un po' all'oscuro da noi questa situazione è successa, ma non per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché magari... Sono partiti via. Voleva i primi passi farli da solo, non so. Ecco, Carolini, era innamoratissimo di Marco. Quindi blocca. Tant'è vero, mi... Lui è cugino di Marco. Quindi le... Al telefono c'era il cugino. Che parlava, si vede, con Antonio Ciontoli, che è il padre di Martina, no? Ricordo ancora il giorno in cui me la presentò, no? Si vede quando una persona è innamorata. Noi all'epoca avevamo questo casaletto a Bracciano. Allora mi ricordo che io quel giorno ero andata su al casaletto a sistemarlo e mi ero stancata. E... vengo giù da sto casaletto che c'avevo ragnatele tra i capelli. Mentre che io apro il cancelletto, vedo Martina con lui. E io capirai, parevo una befana proprio. Quindi io dico, però tu me lo potevi dire che venivi con lei? Dico, lei è Martina. E lui mi fa, dice sì, è Martina. Era bellissima. La ricordo. E lei comunque, cioè, ha un ruolo molto particolare in questa vicenda, proprio Poi se lo scopriamo, sì, è strano. Dico, raga, scrivete, non sentitevi... No, infatti, proprio perché aveva... proprio perché era la sua fidanzata, ma poi perché forse è stata la più... Non lo so, è stata strana lei anche il processo. Anche l'atteggiamento, no? Sì, bravo. Un atteggiamento molto, molto... Cioè... che probabilmente è il suo atteggiamento, il suo carattere, ma in un contesto del genere risulta sospetto, sì, no? Sì. Guardo, portava un paio di stivaletti con un calzoncino corto e i capelli raccolti con una treccia da una parte e un cappellino. Sembrava una bellezza un po' californiana, come era il mio Marco, del resto. È una ragazza tranquilla, una ragazza solare, a me stava molto simpatica, non lo nego. Ha la mano. Non li vedo molto convinti, però. Una ragazza come tante, ecco, vero. Non aveva niente di particolare che magari la facesse sembrare strana o qualcosa, facesse presagire qualcosa di strano, insomma. Beh, sicuramente non una cosa del genere. Conoscendola poi nei giorni successivi, un po' fredda era. Però io dicevo sempre, vabbè, ognuno c'ha il carattere suo, magari lei ha dei caratteri così. Bah. Solo che la freddezza in altri contesti, dicevo prima... Magari poteva servire. Che Martina se la sarebbe sposata e che avrebbe voluto una figlia femmina dal nome Ginevra. Diceva, ma pensa se mi via bionda, riccia, pensa che capolavoro che può avvenire. Se lui già era proiettato. Marco e Martina sin da subito hanno avuto questo rapporto molto intimo e alla fine ci hanno fatto conoscere questi, ci siamo conosciuti tra famiglie e spesso stavamo insieme. Lei è la figlia di Antonio Ciontoli. Sono le quindi immagini. Cioè anche le famiglie si frequentavano, certo. Cioè, capite, è successo veramente, cioè, una cosa in un contesto familiare, no? Sì. Comunque, Sakura, sai che non lo so, ma non credo. Cioè, penso che Marco fosse figlio unico. Di Maria Pezzillo? Pare, sì. Senta, lei è stata fidanzata con Marco Vannini? Sì. Quando e per quanto tempo? Sono stata con Marco per 3 anni. Mio padre ha bussato alla porta chiedendo se poteva entrare e Marco ha risposto che poteva entrare tranquillamente. Stop. Allora, questo è il papà che ha sparato. Sta ricostruendo la dinamica. Sì, giusto? Sono le prime. A seconda del sì, adesso loro... ricostruiranno bene, immagino. Però, diciamo, forse per dare un quadro di come anche lei rispondeva, okay, al processo. No, ma che cosa era successo? Io ho detto: no, non ti preoccupare, Martina, stai tranquilla, è solo un colpo d'aria. Sentivo mio marito che diceva: Marco, dai, non ti preoccupare, ti sei solo spaventato. Come avrei fatto a mettere a rischio la vita di Marco?
Ma Federico gli fece una domanda, gli disse: papà, ma dai, quello che stai facendo. Ah, e c'era anche Viola. Lei è stata scagionata. Scagionata. Però. C'era anche Viola, che era all'epoca la fidanzata di Federico, quindi il fratello di Martina. Lui disse sì. Quindi erano tutti presenti quella sera in casa. Una tua impressione. Antonio è un tipo. È un po' spavaldo, però al contrario era una persona di cuore, nel senso che quando tu andavi a casa sua, lui tutto quello che c'aveva ti metteva davanti. Marco stravedeva per lui. Qualsiasi cosa diceva Donino era legge, era molto affascinato da questa persona. E lui, quindi Marco era molto legato a quello che poi purtroppo è stato il suo omicida. Omicida, possiamo dire così. E soprattutto perché Marco voleva, si sarebbe voluto arruolare nella Marina Militare per poi diventare un pilota delle Frecce Tricolore. E in questo ovviamente il padre di Martina era un esempio, perché lui faceva già parte della Marina e lo prendeva proprio forse come esempio, no? Antonio era una persona molto educata, una persona, diciamo, un uomo... Scusate, lei è una delle vicine dei Ciontoli. Anche i vicini hanno avuto un ruolo fondamentale nelle sapevo. Testimonianze. Diciamo di effetto. Ora lo scopriamo, cioè ora lo ricostruiamo. Era una persona consona alla famiglia, tutti perfetti, tutti educati. Mary, diciamo, della famiglia era l'unica che noi in realtà avevamo inquadrato dall'inizio. Ha sempre dato un po' l'idea della persona di cui non fidarsi più di tanto. Federico, un ragazzo eccezionale, un genio, devo dire un genio, io l'ammiravo tanto. Lui ex collega di Antonio Ciontoli. Dante lo stimavo tanto, solo un problemino c'aveva, che lui doveva ogni tanto scattava. Lui doveva essere prima in tutto, lui era il capocorsa Annunziatella, era l'orgoglio dei genitori, ma chi è che non vuole un figlio il capocorsa Annunziatella? Non è che ti svegli domani mattina e c'è il figlio che è capocorsa Annunziatella, là, cazzo, solo se sei il numero uno. Capocorsa Annunziatella sarà un sarà reparto, qualcosa, un reparto. Sarà un reparto particolare. Che scusate l'ignoranza. Scusa, ma Federico, no, Federico che l'avevo privilegiato. E Martina era... Loro la chiamavano Cecchina la matta, la pazza. Ah, perfetto. Ah. Che io gli dicevo, perché la chiamate Cecchina la pazza? Dice, perché al mio paese c'era una che era un po' pazzacchiotta come lei. Viola io l'ho vista nel tempo 3 volte nella vita. Bene bene ho visto in televisione, perché comunque era parecchio pure che non c'era più Federico lì da con loro, che abitava con Viola. Cosa hai preparato di buono? Sei Marco che riprende. Hai vedete? Mi viene una stretta al cuore quando riguardo queste scene, perché secondo me è giusto che le persone le vedano, perché come dico sempre, la cosa importante è ricordare la vittima. Certo. E ricordare anche le, cioè, soprattutto i momenti belli che ha vissuto, purtroppo nella sua vita brevissima. Però mi viene una stretta al cuore, perché dico, cioè per questa cazzata a quest'ora, sì. Veramente una persona che lui potrebbe essere ancora qui con noi, cioè senza se e senza ma, capisci? Cioè, c'è stato proprio un errore di valutazione veramente, minimizzare la cosa, deve essere qua. Da quando ha iniziato a frequentarsi con Martina non è più uscito con gli amici, proprio accantonati. E sarà che era la prima fidanzata, sarà che era innamorato perso, sarà quel che sarà, però ci sta un po' quel periodo, insomma, aveva tagliato totalmente i punti.
Vabbè, ma raga, sbagliato sicuramente, sbagliato, però può capitare. Però lui dopo poco si cancellò da Facebook. Si cancellò, ecco. Come si cancellò? Allora ragazzi, cioè, allora, qui ci per colpa, cioè, non lo so, io poi ho un po' una mia teoria che sicuramente sarà sbagliata, cioè nel senso la mia teoria personale che poi dirò magari alla fine. Però c'era anche questa questione, cioè si è discusso molto di questo del fattore fatto psicologico. Che forse quella sera in realtà c'è stata una discussione pesante tra lei e Marco, che poi sicuramente sarà stato un incidente, comunque quello che è successo, ok, ma c'erano comunque dei Ah, problemi. però poi capiremo insieme, ma L'ho anche... il fattore che poi il padre si è trovato in bagno da solo con lui. Ma secondo me non è vero. Della Non lo so. ricostruzione. Poi non si Adesso sa vediamo ancora la qual è la ricostruzione e dinamica, poi vi dirò giusto? comunque anche le mie opinioni. Cioè, si sa adesso la dinamica per quello E che... se si Cioè, sa se sono secondo stati quello che condannati. si sa secondo quello che però ha raccontato il Perché padre sono solo loro i insieme testimoni, a... non ce n'è altri. Esatto, cioè capite perché questo caso è anche molto unico nel suo genere, perché cioè, ce ne sono mille altri di casi come questo, ma in queste situazioni gli unici testimoni sono anche gli indagati. Cioè, Sì. Perché tutti gli indagati erano gli unici testimoni della situazione. E lì erano si tutti fa in di un casa. complicato, no? Sì. Risalire alla verità, che è Certo. incredibile. Martina, io credo in conseguenza del fatto che erano troppo gelosi l'uno dell'altra. Sono Probabilmente tolti da si è Facebook. creato un po' questo rapporto Tutte e due hanno morboso, no? tolto Facebook. Spesso capitava che magari la domenica lo trovavo a pranzo dalla zia, che è la mia vicina di casa, e se c'era Sì, lei sì. non potevo neanche azzardare un saluto dal balcone perché poteva essere un problema. Ah, ma così, però, Ragazzi, allora, ma... male. Più piano di te. Spiega la direzione. Ecco, c'è appena passato un gatto nero davanti. Sì. Amo, fermo. Va bene così, ok? In confidenza a Marco gliel'ho detto più di qualche volta che magari era troppo stretto il loro tipo di rapporto, ma non per qualche motivo particolare, semplicemente per il fatto che eravamo piccoli e loro invece già a 17-18 anni sembravano sposati da 30. Si vivevano come Era un una coppia accadimento? adulta, no? Ok. Anche Cosa Marco era pensi? geloso di Martina, però Martina addirittura andava in palestra e lei si metteva seduta mentre lui stava a fare palestra. E Ammazza, alla ma fine no, si è però così. segnata nella palestra dove andava lui. Ma si è Soffocante, iscritto. no? Ma così è morboso, Era raga, controllo. eh. Comunque, se volete salvarvi, L'anno proprio in cui è salvatevi, morto Marco, diciamo pochi importante. mesi prima, abbiamo fatto una vacanza insieme in Sardegna. Lì ci sono stati tantissime discussioni. Esatto, Franci. Proprio il giorno Benvenuta, in sì. cui fecero Come una si dice? litigata abbastanza forte, ancora me lo ricordo, stavamo a mare, finché lei, Marco davanti a lei, gli disse: perché non glielo dici a Dodo? Perché Marco mi chiamava Dodo. Dice: perché non glielo dici la verità? Perché non glielo dici che non vuoi che parto a fare il militare, che non vuoi assolutamente che io insomma realizzo questo mio grande sogno, perché tu sei gelosa, perché tu hai paura di perdermi e quindi mi stai facendo delle forti pressioni. Esatto, ragazzi, questo è un punto fondamentale perché lui, come vi dicevo prima, questo era un suo grande desiderio, un suo sogno. Lei però era contraria. Domanda, ma loro adesso in questo momento la famiglia è tutta in carcere? Sì. Sono stati condannati, cioè sono in Sì, carcere in ora questo sì. momento. Mamma mia. Aiuto. No, mi impressiona la cosa. Veramente tanto, un'intera famiglia in Lui mi carcere prima. disse che si era stancato, Che poi che per non come ne parla sosteneva più sembrano persone più questa grandi del mondo. situazione. Adesso se era una cosa momentanea perché magari era arrabbiato e poi magari se ne sarebbe pentito, però lui mi disse che era veramente stanco. E che io rimasi, diciamo, colpito da questa cosa perché non me lo sarei mai aspettato. Come loro sono perfetti, Beh, c'erano dei grandi invece, problemi grossi. certamente Martina non era contenta del fatto che Marco entrasse nelle forze dell'ordine, non perché era contraria, semplicemente perché vivevano un rapporto molto stretto e quando uno entra nelle forze dell'ordine poi va dove viene indirizzato, quindi si Magari ti sarebbero dovuti trasferiscono, separare. no? E questo credo fosse,
dava molto fastidio questa morte. Come ha fatto il mio papà, uguale, esatto. Mio papà è partito, è andato all'Aquila, mi pare. E poi è andato a Milano a vivere. Quindi... E mia mamma l'ha seguito. Certo, perché è un po' è questo, così, no? È così, cioè almeno i primi anni ti devi adattare, poi magari se raggiungi... I primi 3 anni sono di corso e sei dall'altra parte della, dove vivi tu. E quindi capite, lei non voleva che lui si allontanasse, perché quello sarebbe stato il suo destino. E a me questa cosa mi ha sempre un po'... Chiaramente un ragazzo di 20 anni che il suo sogno è quello di fare il militare, si ritrova un eventuale futuro suocero che, come gli diceva lui, lavorava ai servizi segreti. Cioè. Comunque Marco rimaneva molto affascinato. Qual è la sua professione? Sottufficiale della Marina Militare. Senta, lei nel maggio 2015 deteneva armi nella sua abitazione? Sì. E non erano state... No, lui le deteneva legalmente, aveva due pistole, sì. Era un luogotenente della Marina, distaccato ai servizi segreti. Ah, minchia, ma ancora io peggio. Non ho mai capito cosa di distaccato dai servizi. Tu sei luogotenente della Marina come lavoro principale, e poi come lavoro che non deve sapere nessuno fai parte dei servizi segreti. Cioè, capite che questa cosa fa ancora più pensare, perché dico, cavolo... Per quello che ti hanno insegnato, dovresti aver imparato ad avere sangue freddo, comunque a capire, no? Quale, proprio per quello probabilmente fosse... che lui ha detto, magari io ho fatto la cazzata, posso insabbiarlo. Ma è quello che lui ha pensato. Però io ho la mia teoria, esatto. Quello che Slave mi ha anticipato, non lo so, adesso questo documentario... Ma no, ma visto, mi dicevi tu che praticamente tu quando spari con un'arma dal fuoco ti rimangono... delle polverine nell'aria che finiscono nel naso, però basta, e c'è una che percentuale, però di... basta, dopo questo lo vedremo. Se tu ti sciacqui la faccia, poi starnutisci, soffi il naso, ti vanno via, insomma, vabbè, non è una grandissima prova quella, però ne hanno trovato un sacco nel padre e pochissimo nel naso di tanti Mattia. Elementi facevano pensare che comunque fosse stato lui ad avere in mano questa pistola, ripeto, che poi sia stato un accidentale o meno. Però secondo me in tutta la situazione lei ha avuto un ruolo fondamentale, e il padre, da padre tale che è, comunque l'ha cercata, certo, di proteggere. Sì, capisco. Aveva fatto per un periodo di tempo l'autista del capo di stato maggiore Camporini. Io ero responsabile fino ad agosto 2008 della sicurezza generale Camporini. Lui si occupava di tutta la parte privata del generale. Beh, Toni si poteva permettere a lì bussare a porta del generale, entravo, io no. Mi dovevo annunciare. Cioè praticamente Antonio Ciontoli era molto legato a questo generale. Mm-hmm. Insomma, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, in questo caso privatamente c'è spalla a spalla. In questo caso è anche fondamentale il fatto del ruolo che Antonio aveva nella sua professione e nel contesto dove esatto, Sara, quello che pensavo anche. Dove lavorava e soprattutto i contatti e le relazioni che aveva. E certo. Come dice al bollo, purtroppo è anche un caso di in cui è coinvolta una famiglia che, come si diceva, era un po' arrogantella, insomma, no? Cioè, pensava di poter risolvere le cose e di farla franca, capito? Cioè, avere un questo... certo potere che da qui si evince. Era il responsabile della sicurezza sua. Così attinente a quello che si è detto oggi. Marco era affascinato da questo lavoro del suocero e soprattutto dal fatto che lui gli diceva che l'avrebbe potuto aiutare a intraprendere questa vita militare. Marco aveva questa venerazione di questo suocero che sembrava che sapeva fare tutto lui, vabbè, diceva delle cose fuori del comune, però le sapeva dire bene, si sapeva vendere bene. Marco a un certo punto fa un concorso e è in graduatoria. Roberto Carlini, zio di Marco. Però c'è un problema, Marco ha un varicocele, per cui Tonino
ha detto che lo dobbiamo ritirare dal concorso. Salvati cielo, perché lo zio Roberto ha detto nel modo più assoluto. Ma scusami, se uno ha questo problema come te non ti può operi. Essere operato e... Ti operi. Allora, poi ti... Allora, un tempo quando facevi la leva militare in Italia, per, quando andavi a fare l'esame, me l'ha raccontato mio papà, l'esame... Sì, medico. Medico. Poi ti strizzavano i testicoli e te lo trovavano subito. È una roba che può capitare nei ragazzi avere il varicocele. E poi la maggior parte dei varicoceli di solito non sono così gravi che rientrano nella vita in generale. Se non hai un varicocele di terzo o quarto grado, io ce l'avevo di terzo grado se non mi sbaglio, e avevo delle vene proprio preponderanti, quindi se non ti passa da solo. Andavano cauterizzate. Si passa da solo. Io ho riavuto pure il varicocele un'altra volta ed è ritornato da solo indietro, cioè a posto. Okay. Perché ho avuto dopo l'operazione un altro varicocele di primo grado e mi fa vediamo come va. Ma e rientra, poi il problema è rientrato. Perché mi mettevo i vestiti troppo, pantaloni troppo attillati, eccetera, e ritornato. Però voglio dire, non è un deficit, cioè un problema deficit, che ti può. No, cioè, tu non lo hai scoprivi magari... subito, magari lo scoprivi sì, molto sì. prima. No, dico esatto, sì, forse. Può essere dico, operato. Ma lui che è entrato in graduatoria. Operato voglio in dei hospital, cioè tu in un giorno non hai più niente. Hospital, cioè, ragazzi, non parliamo magari di un. In una settimana ti tolgono i punti, uno o due settimane ti tolgono i punti e tu. Puoi ripartire a bomba? No, esatto, dico, non mi niente. Sembra un problema così preponderante come può essere magari una malformazione al cuore, capito? Ciao, Phil. Qualcosa che ti... No, non è una roba che ti blocca. Che ti condiziona, no? Il... non so, il nostro lavoro. Guardate che poi se lui si ritira rimane agli atti, no? La rinuncia, e quindi potrebbe essere un problema poi per i concorsi successivi. Ah, no, Tonino ha deciso così. Ci pensa lui aveva deciso. Ha deciso di ritirarlo. Ogni volta. Ciao Luna, a tutti Ciao quelli Luna. Che stanno entrando adesso. Abbiamo iniziato da una ventina di minuti, quindi in realtà stanno raccontando i genitori, eccetera, il contesto della storia tra Marco e Martina e quello che poi non abbiamo ancora visto cosa scusami, è successo. Scusami, Roberto Ciontoli, giusto? Antonio. Che parla di Roberto? No, lui è Roberto. Ah. E ha deciso Tonino e Antonio. E lui, sì, Tonino Antonio è sempre ha deciso padre di ritirare. Lui ha deciso sì. di ritirare. Probabilmente perché decideva per Marco, perché capito? Probabilmente perché ha parlato con la figlia che non voleva. Sì, dico, ma probabilmente lui cercava sempre, no, di assecondare la figlia, ma comunque, cioè, capite che rapporto c'era poi tra Marco e il padre di Martina, veramente di venerazione, cioè. Sì. Probabilmente Marco rispettava quasi più il suo volere, le sue opinioni di quelle magari di suo padre, no? Sì, cioè sì. Può succedere che poi uno abbia una persona, un mentore, sì. no? Nella propria vita, e per lui era Antonio. Perché lo seguiva lui, c'era un problema su sti concorsi che non andava. Poi sti problemi nascevano tutti alla fine del... quando il termine stava per scadere o era scaduto, per cui andavano per traverso. Insomma, succedeva sempre qualcosa per cui Marco. Il concorso successivo, il concorso prevedeva che lui dormisse la notte in caserma. Lui mi chiama: ciao zio, dico allora come si sta in caserma? Com'è la vita di caserma? Ma quale caserma? Mi hanno buttato fuori. Ma dico, hai fatto qualche cavolata, dico, hai sbagliato le prove fisiche. Che è successo? No, zio, mi hanno estromesso perché avevo un documento scaduto. Ho detto cioè, io questa cosa, io giuro, questi elementi non me li ricordavo, però adesso... Questa è roba scandalosa. Cioè, c'è comunque qualcosa che non andava. Allora, scusa, allora lui faceva, allora lui sicuramente si affidava ad Antonio Ciontoli per fare questi esami. Quindi probabilmente la documentazione la mandava direttamente, ci diceva, ma non sì, è che la faccio immagino. Mandare. Non è che beh, la faccio mandare. Cos'era, cioè, però, come se per dire, tuo papà, io voglio fare un lavoro in cui papà, tuo padre è dentro. E do la documentazione a tuo papà che poi mi fa un attimo sì sì tipo raccomandazione non che raccomandazione comunque è no, lì che lavora la mette ti fa lì un favore, no? Mi fa un insomma, favore però secondo me dipende anche qui non penso che in tutte le occasioni poteva fare una bella gente però a quanto no, certo, pare però arrivava su due arrivava sempre al momento in cui non davano poi tante. Ma come libero. Dico c'hai un tuo suocero militare eccetera eccetera ma lo intortava sicuramente lo so zio purtroppo è andata così e allora abbiamo detto Marco senti tu adesso fino adesso ti sei fatto seguire da Antonio e le cose non sono andate adesso dacci retta a noi e te facciamo aiutare da zio no vabbè e lui si è convinto ha detto sì perché Roberto fa anche lui lavorava lo zio però mi sa di sì
Cioè, quindi lui diceva tanto, ti raccomando io, e alla fine era quello che sabotava. Eh sì, secondo me è andata così. Pazze. Io sono stato militare, sì, sono un capitano di carabinieri in congedo. Ah. Io perciò capitano il tuo rivale, tra virgolette. Ero lo zio che comunque poteva aiutare Marco a realizzare i suoi sogni. Minchia, da qui apriti cielo. Ah, allora, 20 scusa, giorni prima che... Che poi voglio dire, io quindi mi sarei affidata qua... comunque prima di tutto a mio zio. A mio zio, ma cioè... certo, anche perché cioè, voglio... va c'è bene un tutto, altro però tipo di rapporto. Dico, quindi da qui c'è l'escalation praticamente, da questa sorta di litigio, perché probabilmente... No, amore, non si sa. Non cioè, si sa. È solo il contesto, però uno lo può... Cioè, tu ricostruisci, probabilmente è successo qualcosa a casa. Cioè, potrebbe anche essere uno dei fattori scatenanti, no? Allora, cioè, puoi presumerlo, ma non si sa, eh? Cioè, si sta facendo tutta la scalata. Cioè, abbiamo detto che, come fattori, loro erano due persone molto gelose. Lei molto gelosa, si toglie il Facebook e tutto. Gli ha rotto le balle a lui perché non doveva partire, perché sennò trovava un'altra tipa. Beh, insomma, relazione tra Martina, diciamo sempre noi perché sennò magari non si capisce. Scusa. Tra relazione tra Martina e Marco molto morbosa. Morbosa. Quindi, situazione in cui Martina va a dire a suo padre che praticamente non vuole che vada, e suo padre che lo sabota in tutte le situazioni militari, e adesso entra in gioco lo zio. Sì. Quindi ora si parla di 20 giorni prima, diceva qua. Succedesse la disgrazia, Marco era rimasto a cena da Martina e mi aveva detto che sarebbe venuto a casa a dormire. Mi chiama sempre intorno alle 23 di sera e mi dice: mamma, guarda, stasera non vengo a dormire su, rimango da Martina. La mattina quando lui viene a casa mi racconta che aveva litigato con Martina e che il Ciontoli quella sera gli aveva detto che doveva uscire da casa. Cioè, ragazzi, tutto questo capitava 20 giorni prima, quindi è quasi normale pensare che ci sia una correlazione. Cioè, sembra troppo una coincidenza che 20 giorni dopo tutti questi elementi, queste prove, questa situazione, come se ci fosse, no, una tensione qua, che piano piano sia sfociata poi in quello che è successo. E ripeto, cioè... Però a me, da quello che io sto guardando da questa roba qua, allora, anche l'ex collega di Ciontoli che va a dire che lui è sempre stato un uomo buono, lo dice anche il padre, che gli dava sempre tutto a chi entrava in casa sua... mi fa venire in mente che una persona così intelligente come Ciontoli, che ha fatto parte dei servizi segreti, non avrebbe mai sparato infatti neanche per strano, gioco. È troppo strano, capisci? Ma neanche infatti, per gioco. Raga, la teoria del gioco, la teoria del... non, cioè, non sta in piedi, come dici tu. Può essere anche arrogante, può essere supponente, può assecondare la figlia in queste decisioni. Mi sembra strano che uno che abbia difeso anche il capo di stato maggiore spara un ragazzino per una scelta della figlia. Però da lì ad ammazzare una persona... ne passa da questo tipo. Ma non conti. Estrae neanche la pistola e poi, per giocare. E poi, quindi secondo me è per quello che poi pensi quasi... scusa. Che cioè, ti viene quasi naturale pensare che ci sia di mezzo sicuramente la figlia. Ma infatti, Loren, dico... cioè, è sempre più evidente. Io sto guardando questa roba ora dettagliatamente per la prima volta, perché avevo sentito del caso, ma un uomo così... stimato da tutti, eccetera, tira fuori la pistola per gioco, gli fa vedere come si carica Marco... Non lo so, continuiamo a vedere, magari vengono fuori altri dettagli, ma io mi sto convincendo di questo. Marco, nei giorni successivi, mi raccontava che il Ciontoli verso di lui aveva cambiato atteggiamento. Cioè, capite? Sì, è successa la cosa. Cioè, capite? Guarda, vi dico... cringe totale! Grazie, grazie Sara, due mesi, grande, grande! Grazie Sara, grazie mille, benvenuta! Lui è stato... Ciontoli è andato in confusione... perché ha dovuto pensare che cazzo fare nel momento in cui ha visto sua figlia lì in bagno con la pistola col colpo che è partito. Lì, lì è andato in paranoia. No, probabilmente. No, quello che dico io, ipoteticamente. Ma no, aspetta, potrebbe essere andata cosa è successo. Sì, ma io sto dicendo un'ipotesi. Non ma che... certo, lui sicuramente è andato in panico, perché era una situazione in cui tutti saremmo andati in panico, probabilmente pure lui, anche se comunque ha avuto questa esperienza. Però la cosa fondamentale è anche questa cosa, cioè dopo 3 anni...
di rapporto così intimo tra anche Marco e la famiglia di Martina. A un certo punto, dopo queste situazioni del mi aiuta mio zio, Martina non vuole che io mi arruoli, magari litigate tra di loro, gelosie, a un certo punto Antonio cambia atteggiamento nei confronti di Comunque Marco, questa storia fa improvvisamente. e mi sta interessando una cifra, raga. Venerdì mattina, prima della tragedia, mi vedo presentare Marco in ufficio. Ciao zio, oh, la miseria, che è successo? Dice, senti zio, mi devi promettere una cosa. Dico, che cosa? Dice, guarda, io ho fatto questo concorso, eccetera, eccetera. Mi devi dare una mano, nel senso, no, seguire tutto l'iter e tutto quanto, però non uscire con una parola, perché sennò mi succede una tragedia. Minchia, raga, aspetti, fermi. Quindi c'è, nel senso, che aria tirava a casa loro? Quindi lui Cioè, semplicemente ha detto allo perdonatemi. zio, che l'aveva appena aiutato con un concorso, ha detto non dire nulla. Magari a quel punto aveva anche paura di ripercussioni da parte di Antonio. Immagino che non si potesse mai immaginare delle ripercussioni di questo tipo, No, però. certo, chi va a pensare in una roba del Quindi genere? arriviamo al 17 maggio 2015, Che è la che è il giornata? giorno in cui La poi c'è sera accade la sera tra Il 17 noi decidiamo di le andare tutti quanti a pranzo su al casale perché mia madre e mio padre stavano su. Marco mi disse che lui non poteva venire perché lavorava. Mi chiese di invitare Martina perché la settimana prima noi eravamo andati su al casale e Martina c'era rimasta malissimo perché noi non l'avevamo invitata. Quindi non hanno pranzato insieme? Durante il pasto, mio cognato, non so quale cosa, disse una cosa dove Martina capì che Marco Oddio. era andato a parlare con. Cioè, avete capito? La mattina di quel giorno sono andati a mangiare la famiglia di Marco e invitando Martina con gli zii, eccetera, a mangiare in questo casale. Lo zio di Marco, l'ex capitano dei carabinieri che aveva appena aiutato Marco con un concorso, a quanto pare si è fatto scappare questa cosa. No, Quindi ricordandosi che Martina Martina era lo lì. sapeva, cioè pensate poi alla giornata di questa coppia. Immagino finito il pranzo, sono andati via magari insieme, lei che le avrà tirato scenate su scenate, litigie. Quindi la situazione non era tranquilla in quel giorno. Con lui. Madonna, Durante amore. il pranzo io gli ho detto a Marti, tu stai a fare quello che ti pare? Dice sì, pure Marco è andato a fare quello che gli pare. Cioè, voglio dire, io mi sono stufata. Ha detto, dico Certo. io, finora, cioè Marco l'ha aiutato tuo padre finora non è riuscito a aiutarlo su niente. Ci siamo mossi, ma poi voglio dire, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole. Madre, E lì proprio spalle più del notai padre. immediatamente l'atteggiamento di Martina che cambiò completamente, cioè cambiò completamente, si arrabbiò. Me ne accorsi di questa cosa, chiaramente si arrabbiò perché comunque lei voleva che fosse il padre ad aiutare a seguire Marco. E Cioè, quindi, comunque questa cosa era per chiara a senso di tutti, controllo. cioè tutti ormai avevano capito l'atteggiamento di lei, avevano capito queste situazioni, no? In pochissimo tempo lei andò via, tornò a casa. E mi ricordo appunto che lei scrisse a Marco: venerdì sei stato da tuo zio, vero? E lui non gli rispose mai a questo messaggio. E lei continuò richiedendogli: vero, sei stato da tuo zio? E lui non gli rispose mai a questo messaggio. Poi, in seguito, dopo un po' di ore, ci furono altri messaggi per organizzarsi per vedersi la sera e Marco gli rispose. Raga. Il terrore suo era che Marco, se andava a far militare, lo perdeva. Ma Marco tanto lo perdeva in ogni caso, perché già 15 giorni prima Marco l'aveva lasciata, proprio perché Vedi? era soffocato. Io mi ricordo una cosa che mi rimase Raga, ma questo non impressa, toglie mi in più. disse: papà, tu non ti rendi conto chi è Martina. Martina non è quello che sembra. Raga, io non lo sapevo, scusate. Sì, lei è sempre stata una figura Ma inquietante, erano secondo me, in mollati, queste non ho capito. Si erano situazioni. lasciati, però era un tira e Ma sì, molla. mi immagino che situazione a 20 anni, no? Certo. Cioè, che magari lui voleva allontanarsi, sicuro. A volte, Madò! ragazzi, purtroppo il tempismo fa tantissimo, e qui non è stato dalla sua parte. Poi, ovviamente, questo non è giustifica quello che è successo, che è successo per mano volontaria di persone, magari poi è stato un incidente, ma quello che è venuto dopo sono state conseguenze
volontarie, cioè loro hanno avuto la hanno esercitato la volontà di non chiamare soccorsi. Vediamo. E quindi arriviamo che Marco va a casa dei Ciontoli per la cena. Aiuto. Quindi erano intorno alle 23, squilla il telefono di Valerio e era Marco. Mi ha detto: papà, io mi fermo a dormire qua da Martina. Ma ha suonato un po' strano, cioè un tono di voce un po' basso. E se litigavano, Marco proprio mi chiamava e mi diceva: mamma, resta a dormire da Martina, vengo domani. Era proprio consuetudine di Marco, quando litigava con Martina, che rimanesse giù da lei. Doveva chiarire. Ecco, queste erano le chiamate. Era la notte tra il 17 e 18 di maggio del 2015, una domenica sera. Ricevetti una telefonata dalla centrale operativa, dove ci veniva chiesto di soccorrere un ragazzo colto da un attacco di panico. Appena arrivati sul posto, scese un signore adulto e lui mi disse: sono il signor Ciontoli e c'è un ragazzo che si è sentito tanto male, è stato colpito da un attacco di panico dopo essersi punto con un pettine a punta e scivolato nella vasca. Cioè, io voglio dire, ragazzi, la prima cosa che a me viene in mente è: c'è un ragazzo? Cioè, c'è ma io direi, presa dal pane, c'è il fidanzato di mia figlia, Marco Madonna. Vannini, cioè, cosa vuol dire c'è un ragazzo a casa mia? Soprattutto la freddezza poi, in quell'ora in cui è successo tutto, di architettare questa ipotetica causa, questa messa in scena, cioè lui si è punto con un pettine a punta ed è scivolato nella vasca. Poi un altro, il fratello, quando ha chiamato i soccorsi, ha detto che era sceso, si era fatto male cadendo dalle scale. Cioè, ragazzi, terribile. Arrivati davanti alla porta, trovammo il ragazzo Marco sdraiato per terra. Gli chiesi: come ti chiami? E lui mi rispose: Marco, sbiascicolando, perché comunque alternava questi momenti di lucidità a uno stato confusionale. Dopodiché gli chiesi: dimmi dove hai dolore, che cosa ti fa male? E lui mi disse: mi fa male tutto. Squilla il telefono di casa, era Mary, che mi dice: Marina, sono Mary, guarda, vieni giù che Marco è caduto dalle scale. Ah no, Mary lo dice, ok. Però pausa. Continuai ad intervenire. Quindi lui pensa se avesse avuto anche la freddezza di dire che era stato sparato, nel senso che probabilmente è stato talmente scioccante la cosa che il cervello in quel momento non riusciva neanche più a ricalibrare. No, amore, secondo me, cioè lui avrà sicuramente, era lì, ha visto le pistole e tutto, ma non si è reso conto neanche lui che gli è entrato un proiettile. Invece in quel momento, probabilmente, invece in quel momento, vuol dire che ha avuto neanche il tempo di puntarla. In quel momento lui aveva già il proiettile nel cuore, cioè vicino al cuore. Ma dico, vuol dire che uno è entrato, ha sparato e basta, capisci? Perché ma se per lui non quello sembra visto. Veramente accidente, cioè per quello sembra veramente che sia accaduto un incidente. Poi però qual è la risposta? La chiave sta nel come siamo arrivati a questo incidente, certo. Chi impugnava la pistola, perché quelle pistole erano lì alla portata di tutti, perché tutti hanno mentito, perché nessuno ha chiamato i soccorsi. Certo. Di stare il signor Ciontoli per avere maggiori informazioni. Lui contestualmente mi tirò su la manica della maglietta di Marco e mi fece vedere questa piccola ferita che era asciutta e pulita. Ci capisci? È incredibile sta cosa poi. Io toccai la fronte e pensai che fosse sudato, poi mi accorsi che invece i capelli erano proprio bagnati, come se fosse stato lavato. Capiamo subito che la situazione non è come ci viene descritta, quindi cambiamo subito il codice da verde a rosso e decidiamo di portarlo subito nel posto più vicino, dove c'è un medico che può comunque integrare la nostra visita e riuscire a capire. Potevano arrivare direttamente col medico, col rosso. Loro, nonostante non sapessero nulla, perché ancora i Ciontoli non dicevano niente, hanno comunque capito e sono stati previdenti. Purtroppo comunque era troppo tardi nel che cambiare cosa avesse Marco. Perché aspetta, pausa.
Loro chiamano mezzanotte e un quarto e l'accaduto accade. Ma cioè, avevano già chiamato mezz'ora prima. Un'ora, almeno un'ora prima. Alle 11 chiama a casa lui. E praticamente subito dopo è successo. Risquilla il telefono e fa pronto. Era sempre lei. E mi diceva: guarda, non devi venire a casa, devi venire al PIT. Il PIT sarebbe il pronto primo intervento. Io vedo la fine delle scale, io l'ho visto quando è passato con la lettiga, che praticamente lui aveva queste braccia, mi è rimasto impresso questo braccio che penzolava dalla lettiga, l'hanno caricato e poi dopo niente, sono partiti e all'angolo della strada, credo che sia l'angolo, mi sembrava che avessero acceso la sirena. Ma è arrivata questa ambulanza e aprono gli sportelli e tirano fuori Marco sulla lettiga. Marco stava con gli occhi semichiusi e non parlava, non ci sentiva, perché lo chiamava Marco, 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 e Marco non mi rispondeva, era portava questa mascherina d'ossigeno sulla faccia e era tutto coperto fino a qui, quindi io vedevo questo viso e so chi un po' comatosi, come ti posso spiegare, non era l'occhio di Marco, cioè non era né chiuso né aperto, era, però non mi rispondeva. Madonna, raga. A me quello che mi ha impressionato, c'aveva le punte delle dita violacee, erano gelate. E ho detto, prima di morire. Ma che gli è successo? Com'è possibile che sta così? Cioè, è caduta la scala adesso, pensavo dentro di me. Cioè, capite? Cioè, vuol dire che già c'è un'emorragia. Esatto, ma cioè, capisci quanto era copiosa, grosso il problema. E per avere già le dita e punte nere vuol dire che sei prossimo alla morte. Cioè, proprio quello è uno dei campanelli d'allarme quando vai in coma. Ma ragazzi, ma capite, genitori? Cioè, che cosa puoi provare? Oltre poi ovviamente al dolore, la sofferenza per la perdita di un figlio, la rabbia, no? E la frustrazione di non poter fare, cioè, non so, contro questa gente che dici, ma perché? Io immagino sì. Capisci? E sì, ancora, sì, è una roba folle. E ancora queste Luna. Persone sono le uniche ad avere la risposta. Solo e non hanno sanno. Neanche mai avuto veramente la coscienza di dire la verità di quello che è successo, almeno ai genitori. Cioè, e rispetto. Comunque sì, quello che dice Loren, che dice chissà quanto tempo è passato se hanno avuto il tempo di lavarlo, perché ricordatevi, esatto, questo elemento dei capelli bagnati è importante. Vediamo, arriva l'Audi. L'Audi del Ciontoli. Dentro la macchina del Ciontoli guidava Federico. Vicino a Federico c'era il papà, dietro a Federico c'era la mamma. Martina non c'era, né Martina né Viola c'erano al pit. L'Audi dei Ciontoli, che mi si è fermata a 2 metri da me, scendono tutti e tre. Il Ciontoli subito si dirige verso il medico. E Federico mi prende per un braccio, andiamo, andiamo che vi devo parlare. Io me lo scrollo e gli dico: che mi devi dire? Marco sta a quelle condizioni e tu me lo porti via, che mi devi dire? E lui dice: no, no, così un po' impaurito mi dice: no, perché è successo che papà stava pulendo la pistola, gli è partito un colpo, ma solo di striscio. Minchia. Io come di striscio? Ma Marco è arrivato, sta in coma. Come fa a essere un colpo di striscio? Lì ho cominciato, il cervello andava a 2000. Mi preoccupavo perché le condizioni di Marco non potevano essere da un colpo di striscio. E Mary fa: sì, è così, così sono andati i fatti. E si accende una sigaretta davanti a me e mi dice: ora per questa cosa mio marito perderà il posto di lavoro. Io guardo Valeria, eravamo stravolti, perché cioè mi dici che è cascato dalle scale, vedo Marco è stato comatoso, questi mi dicono un'arma da pistola. Cioè,
capite? C'è una ricostruzione. Ma capite la situazione? Genitori che il figlio è a dormire dalla ragazza. A un certo punto vengono chiamati. Marco si è fatto male, è caduto dalle scale, non si capisce. Vanno a pronto soccorso. Pensate, questi due genitori magari pensando di dire: cazzo, sì, si è fatto male, andiamo al pronto soccorso, lo troveremo, cioè ci parleremo, cioè capite? Sì, sì. Invece arrivano lì, vedono arrivare il loro figlio su una barella, praticamente già in coma, che stava morendo senza saperlo. I medici che da un'ora e mezza, non so quanto tempo, cercano di ricostruire l'accaduto per capire come intervenire su Marco, capite? E questi erano ancora lì che poi invece... Federico glielo va a dire a lei, cioè, quando poteva dirlo. Gli hanno detto... Cioè, il fratello lo dice alla madre invece di alzare sta cazzo di cornetta e dire: è partito un colpo di pistola, cioè è un colpo di arma da fuoco. Sentimmo suonare il campanello del pit. A quel punto il mio collega andò ad aprire. Ed era il signor Ciontoli che chiedeva di poter parlare con un medico. Dopo circa neanche 5 minuti il dottor Matera rientrò, anche molto alterato, e rivolgendosi a me con tono molto agitato mi disse: Ilaria, cambia tutto, è stato attinto da un colpo di arma da fuoco, gli hanno sparato. Istintivamente mi venne di uscire fuori e cercare il signor Ciontoli. E io gli dissi: ma perché non mi ha detto la verità? Ma non mi ha detto che gli ha sparato? E lui, commosso, diciamo, un pochino provato, mi disse: non lo so, non ci ho capito niente, avevo paura di perdere il posto di lavoro. Ma vi posso chiedere la cortesia se questa cosa si può omettere? Potete non dirla? Io a quel punto veramente... Ma voi cosa avrete? Cioè, io non so, io penso che non mi controllerei in situazioni di questo genere. Cioè, non so come fanno queste persone, questi professionisti, ad avere questo sangue freddo. Cioè, questo è un omicidio di una persona, si potrebbe omettere, cioè, se no perdo il lavoro. Ma sai perché? Perché lui in quel momento era ancora convinto, perché manco lui era cosciente, consapevole della gravità della situazione. Quindi aveva fatto un cazzo. Secondo me in quel momento anche Ciontoli pensava... che Marco sarebbe salvato, capito? Che sì, fosse partito questo colpo e non avrebbe perso il lavoro. Forse l'avesse detto prima. Chiedi di più, perché insomma, dopo la beffa anche l'inganno, insomma, gli dissi: ma lei si rende conto di quello che ci sta chiedendo? Non credo. Lui il cento dice: guarda, e fa: perdonatemi, un pianto finto. Pianto finto! È arrivato un, non so, un carabiniere. Mentre è diventato serio di colpo, è andato lì e l'ha preso sotto braccio e gli ha detto: sono un collega, ti posso parlare? E se n'è andato. Io gli fa Valerio: Valerio, chiama Roberto, Roberto è mio cognato, di a Roberto deve venire giù, c'è qualcosa che non mi quadra. Allora Valerio si allontana per chiamare Roberto, dietro alle mie spalle, perché ce l'avevo sempre dietro, la mamma con il figlio. E il figlio fa: papà, chiama Izzo. Izzo sarebbe il comandante della stazione di Ladispoli. E digli a Izzo di venire, digli quello che è successo. Mi ha telefonato Antonio Ciontoli, mi ha detto: Roberto, è successo un fatto grave, ho bisogno di te, vieni al pit. No, vabbè. Chiama la centrale operativa. In questo tempo Marco era... cioè, stava cercando, cioè lottava tra la vita e la morte, e lui chiamava generali, ufficiali, sì, di sistemare la sua, cioè, per sistemare lì dopo un'ora dall'accaduto, cioè, perché la sua posizione. Voleva essere il primo a raccontare, capito, cosa fosse successo. E contestualmente anche il medico chiamò la centrale dicendo di attivare l'elisoccorso. Cioè, quando c'è il soccorso di mezzo vuol dire che la situazione è gravissima. È allo estremo. Comunque, estremo. Nico, lui era comandante, no, era sottufficiale della Marina Militare, nonché carabiniere. Col distaccamento nei servizi segreti. Esce un dottore con una tuta arancione. E si guarda un po' intorno e fa: chi è la mamma? E io dico: sono io la mamma. Dice: signora, perché lei ha fatto due chiamate al 118? Io ho fatto due chiamate al 118, dico: ma lei sta scherzando? E a me mi hanno chiamato.
Signora, sono arrivate due chiamate al 118. La prima è stata disdetta. Stava facendo il bagno, stava nella vasca. Oh. È entrato. Non serve? Vabbè, nel caso richiamiamo. D'accordo, grazie. Vabbè, prima, ma è scioccante sta cosa. Prima chiamata effettuata da Maria, quindi la madre, la moglie di Ciontoli, in cui dice, ma probabilmente lei probabilmente non aveva capito cosa fosse successo, e il padre le avrà detto, Ciontoli, no, lascia perdere, si è ripreso. Non serve, urlato. Non serve. La seconda è stato riattivato. Dice in codice verde. Ok, sto chiamando un'ambulanza, va bene? Ok, grazie. Salve. Sempre madre e figlio dietro a me, perché secondo me c'erano paura che Marco parlasse. E il figlio fa, sono stato io che ho fatto la prima chiamata, ma a me non mi avete creduto. Di niente, probabilmente uno scherzo, si è spaventato tantissimo e non respira più. Che scherzo gli avete fatto? Non lo so, io non c'ero in quel momento, sto dicendo. E che ne sa allora che è stato uno scherzo? Chi gliel'ha detto? Perché sta con mio padre e mia madre, siamo in famiglia, per favore, ci stiamo prendendo in giro. No, mi passi suo padre, per favore, sì. Mamma. Io gli dico per favore, non ci credo. Mamma raga, il panico. Arrivano Martina con Viola. Martina viene che come mai sono arrivate 20/25 un'ora. No, ho letto oggi 20/25 minuti dopo. Un pulito da casa? Perché? Perché? Cosa avranno mai fatto in quella casa? Penso di me e mi ridà la stessa versione del fratello e della mamma, e mi dice, Marina, mentre che papà puliva la pistola gli è partito un colpo d'arma da fuoco davanti a Viola, lo dice, però guardami, lo vedi come sono tranquilla, non è successo niente, vedrai che Marco ce la fa, abbracciami. E io l'ho pure abbracciata. No raga, no ragazzi, aiuto. Allucinante, cioè, capisci perché per me lei è veramente inquietante in tutto questo caso, perché lei veramente Sì, tutto registrato, è di una freddezza agghiacciante, soprattutto in una situazione così, che comunque a tutti quanti avrebbe smosso, almeno anche la persona più fredda. Cazzo, il tuo fidanzato è successo in codice rosso, in sala operatoria, lo stanno portando con l'eli soccorso, ma voglio dire, cioè, come fai? E soprattutto il fatto che tutti avessero già la stessa versione, perché in quei minuti, in quei momenti a casa, si erano già messi d'accordo. Aiuto, per forza. Amore, Madonna. Ricordo Marco che esce dal pit nella barella per essere trasportato. Ricordo che ci disse il pilota, andate al Gemelli, che tra 8 minuti arriviamo, io, Marina, Anna e Valerio, in 10 minuti arriviamo al Gemelli. Non sa neanche se da colpo era... E aspettiamo. E questo elicottero non arrivava. Non è mai arrivato, perché si è fermato due volte, è atterrato due volte per fare la manovra. Si guardano e ci dicono, tornate indietro perché c'è stata una complicazione. Io, vigliacca. Non volevo proprio capire che Marco poteva essere morto. Dicevo, può darsi che invece magari era sul braccio, gliel'hanno levato lì, mo Marco sta meglio, ci dicono di rientrare perché magari lì soccorso non serviva più. Vedemmo l'elicottero riscendere. E fummo subito colti da una preoccupazione istintiva, perché dov'è che è stato sparato, il foro da dove entra? Al braccio. Dal braccio è uscito dal a passare? Dal braccio, polmone, sì. E capimmo che c'era qualcosa che sicuramente era andato storto. L'elicottero, c'è solo un motivo per il quale riscende, per poter defibrillare. Nel frattempo arriviamo al pit. E c'erano tutti i carabinieri, non facevano entrare nessuno. A un certo punto li sento chiamare, dice, Carlini, Roberto, sono io. Dice, si accomodi. C'era un brigadiere che io conoscevo e mi si fa incontro, mi abbraccia e mi fa, non ce l'ha fatta. Entra Roberto e chiamano mia sorella. Mia sorella entra e urla. Mia sorella urla, io sono svenuta. Ho capito che Marco era morto e che non ce la faceva più. Comunque non so perché, ma veramente io penso che questa storia e la storia della cosa, la testimonianza della mamma, io l'ho sentita parlare tante volte,
e ogni volta mi sconvolge come la prima, cioè ti giuro, è incredibile, perché tu ti chiedi proprio, ma perché, cioè non ha senso, anche la madre che ti diceva, io non ci volevo credere, ma perché, chi ci avrebbe creduto in quel momento, da una serata normale, questi che chiamo il fuori pre- e tuo figlio dopo 3 ore è morto? Cioè, e tutti quella confusione, uno che mi dice una cosa, poi prendi la macchina, vai di là, no, torna indietro, torna... Cioè, non lo so, è quella situazione, certo, in cui veramente è impossibile darsi tregua, darsi pace, darsi una spiegazione. Sono entrata e gli hanno scoperto il viso a Marco. Gli hanno scoperto il suo viso e Marco, io me lo ricordo proprio bene. Qui c'aveva tutto liquido, non lo potevo toccare, non lo potevo accarezzare. Mi vedevano e io non capivo, cioè sfuggivo dalla realtà, continuo a sfuggire dalla realtà, perché io vivo dei ricordi. A me mi si è fermato tutto a quella sera. Mamma raga, per una madre poi. Sono 4 ore con un proiettile. 4 ore. Quella sera, appena si è parlato di un colpo d'arma da fuoco, partono le indagini. Ciao Pame. È stato impedito alla famiglia Ciontoli di ritornare nella villetta dove erano successi i fatti, ma c'erano stati molto tempo da soli. Intervengono sul posto i carabinieri della stazione di Radispoli, ma viene immediatamente allertata la compagnia di Civitavecchia. Appena è arrivata la squadra dei carabinieri di Civitavecchia, del nucleo radiomobile, hanno immediatamente fatto quello che dovevano fare, hanno fatto le fotografie di tutti gli ambienti. Lui è legato alla famiglia Ciontoli, eh? Che è vero. I risultati di quelle indagini, da un certo punto di vista, hanno immediatamente convalidato quella che era la versione del Ciontoli. Vabbè, lui è l'avvocato, naturalmente sappiamo che bisogna dare parola giustamente anche e hanno fatto lo stup. Ma... strumento per rilevare tracce di polvere da sparo. Ecco, questa è la prova. Quindi Antonio Ciontoli, Martina Ciontoli e Federico Ciontoli, perché si era detto, si è immediatamente capito che erano le 3 persone. Dico, lui è anche stato, cioè, si dice, lui ha fatto parte dei servizi segreti, sapeva benissimo che sarebbe accaduta una cosa del genere, probabilmente ha fatto lavare facce e mani a quello che ha sparato. Sì, Luna, ti ricordi molto bene, quindi sicuramente lo diranno adesso anche questo dettaglio, vai. Ti ricordi molto molto bene. E... che erano state nell'ambiente in cui era esploso il colpo. Quando una pistola spara una cartuccia, vengono a formarsi delle microparticelle, ecco, formate a piombo, antimonio e bario. E si disperdono sia nell'ambiente e soprattutto si vanno a fermare anche sugli indumenti. La quantità di particelle indica che c'è stata una vicinanza con lo sparo. La presenza di particelle nelle narici ha convalidato che la versione di Ciontoli. È stato lui a sparare e lui aveva il maggior numero di particelle presenti nelle sue narici. Maggiore non vuol dire che gli altri non lo avessero. Occhio, Ciontoli Martina, maggiore. Guarda qua, leggi su, Ciontoli Martina, siete riscontrata la presenza, siete riscontrata la presenza, c'è anche lei. Queste sono microparticelle che basta soffiarsi violentemente vengono espulse. Quindi per me è un valore che non ha un valore probatorio. Molto più probante sono invece, ecco, gli indumenti delle persone. Esatto, nel naso.
La quantità di particelle che mi lascia molto perplesso sono la quantità di particelle trovate sulle pantaloncini di Federico. Ma doveva essere di là, che Federico. Sono enormi. Lui stava per una, soltanto ragazza. Un contatto. Quindi forse c'è un qualcosa di più. Senti, ma io non so se lo scusa. Cioè, la quantità di particelle di antimonio, piombo, eccetera, sul pantalone di Federico erano enormi. Mm-mm. Solo per un contatto. Quindi, cioè, raga. Ma allora entra in gioco anche lui? Io sì, non sì, pensavo. Secondo me è proprio una situazione in cui erano davvero tutti probabilmente solo la madre non era lì nel momento stesso, comunque vicino alle pistole, al padre Martina, cioè non lo so, poi vediamo tutte le varie teorie. Era necessario fare accertamenti più approfonditi, tra cui anche la mappatura, cioè dei prelievi nel bagno e semmai anche in altri locali. Ma c'era anche da fare un'altra cosa, il luminol. Esattamente, ragazzi, qual è il problema qua? Che non hanno fatto il luminol. Ma come non hanno fatto il luminol? Non hanno fatto degli esami per cui... Non è vero, cui... dai. Sì. Cioè, non hanno fatto il luminol? Bisognava capire se le macchie di sangue erano state lavate. Dove c'era sangue? Solo nel bagno? Nel corridoio? Nella camera da letto? Non è vero, raga. Hanno fatto solo le prove balistiche della polvere da sparo. Ma sono... Capisci? Io quando mi sono occupato con i miei collaboratori dell'omicidio di Cogne, ci sono stato giorni, minimo 3 interventi, 3 giorni. Quel sopralluogo è stato fatto in 6 ore. 6 ore sembra un tempo notevole, è nulla. Nulla. A Cogne è stato lui. Il problema qual è però? Che quella casa non è stata sequestrata. E questo è un altro vulnus, un altro limite terribile. Ma sono matti. Cioè, capite? Ma allora c'è qualcuno che giostrava dietro. Vabbè, ma amore, è ovvio perché c'è la Ciontoli. Cioè... Punto. Cioè, ma raga, tanto Cogne me lo ricordo veramente poco. Cioè, so. Cioè, se è stato un errore, per quale motivo avrebbe dovuto essere? Non c'è un reato di natura colposa a cui segue un sequestro. Quindi, da questo punto di vista, non c'è nulla di anomalo. Certo, a me. C'è niente di anomalo. In quella pistola non è stata trovata un frammento papillare utilizzabile per i confronti, non è stato trovato nessuna traccia biologica. Ci doveva essere pulita subito. Eppure esatto, quell'arma è stata toccata. In ipotesi è stata toccata dal signor Ciontoli, è stata toccata da Federico. Questo era un dato suggestivo, quasi ad ipotizzare la possibilità che quella pistola sia stata pulita prima di consegnarla agli inquirenti. Certo. Almeno qualcosa bisogna trovare, non si è trovato niente, dice lui. Se l'hanno usata. C'era Stefano stato un evidente inquinamento delle prove. Sì. Le pistole che sono state trovate in un'altra stanza, non nel bagno. Il bossolo, anche questo, messo insieme alle pistole, da quello che raccontano i Ciontoli, praticamente è stato Federico a mettere tutto a posto su consiglio del padre. Ora. Poi anche lì, scusatemi, Cioè, ti è appena, quanto dici tu, partito un colpo che poi hai ucciso un ragazzo, tu sei lì a casa, il tuo figlio che non sa manco impugnare una pistola e dici guarda Federico, non è che me le sistemi le pistole nel marsupio? No, vabbè. Cioè, ti è appena partito un colpo e tu fai sistemare tuo figlio che non sa usare pistole, le tue pistole? Cioè, dai, ma pure un bambino di 5 anni capisce che c'è qualcosa. Credi di capire quali sono le motivazioni per cui sono state fatte queste lacune è tutto un altro discorso. Esatto, quella è la motivazione, boh. Probabile anche che all'inizio, appunto, allo stesso magistrato si era detto vabbè, è stato un incidente, non è niente di che, a questo gli è partito un colpo. Ciao. Antonio Ciontoli ha detto subito io sono un carabiniere, sono un collega, e quindi magari c'è stato un attimo di trattamento diverso. Diciamo la gente di La Dispoli, ma non solo, pensa che possa aver influito la sua carriera, quindi il fatto che appartenga e da una parte alla Marina Militare, ma soprattutto ai servizi segreti. Anche sta roba dei servizi segreti, raga. Pronto. Anthony. Oh, buonasera. Io, vabbè, niente, quello che vi chiedo, statemi vicino. Guarda, vabbè, tu sai, insomma, è stato in contatto con, no? Con lì, eccetera. Sì, e... sì.
sempre sulla piazza, eccetera. No, no, Blocca, hai capito? Ma... hai capito cosa voleva dire? Cosa? Sì, lei è sempre, sempre stato in contatto con quelli, lo sai, cioè comunque sempre sulla piazza. Sì, sì, ci sarà qualcuno... qualcuno che fa favori di molto potente, sì, che ha incontrato, certo, nella sua carriera. Cioè, incredibile. Ma sì, nel senso che per dire, stai tranquillo, quello lì sulla piazza è lì, cioè ti controlla, controlla le cose. Sì, sì. Ma poi sentire lui con questa voce, ragazzi, veramente... Ma lui è dispiaciuto solo perché ha perso, no, sicuramente, la sua carriera, allora, non perché ha ammazzato una persona. Allora, poi lui ha chiesto scusa, cioè non è uno, cioè, di quelli che non si è mai pentito. Però in quel momento lì era, però in quel momento era quello che stava frugando nella testa. Dopo che Marco è morto, per colpa tua, tu non sei riuscito a salvarlo, dici così, cioè, mi viene una roba, guardate. Anche la telefonata che Antonio Ciontoli fa al maresciallo Roberto Izzo all'1:18. Mi ha detto, Roberto, vieni a pit. È una telefonata informale, è una telefonata che, certo, probabilmente nessun altro di noi avrebbe fatto a un comandante di una stazione dei carabinieri. 18. Se in qualche modo il ruolo di Antonio Ciontoli possa, certo, aver influito sull'attività della polizia giudiziaria, mi sento totalmente di escluderlo, perché, sì, ripeto, è stato fatto subito tutto quello che doveva essere fatto. Una delle cose che, certo, ci siamo sempre chiesti tutti è perché non siano scattate le custodie cautelari. Niente è successo. Cioè non abbiamo fatto niente. Cioè, nulla. Capite? Quella, cioè, casa hanno dove... ammazzato un cristiano, però niente. Cioè, neanche, neanche bloccata la casa. Un ragazzo senza motivo, casa aperta, libera. Hanno fatto sei ore balistico... di sopralluogo, niente lumino. L'esame balistico della polvere da spara, finito lì, loro senza... come cosa ha detto? Ha fatto solo stub. Cioè non li hanno fermati, non li hanno messi anche solo custodia per una cautelare. Notte in non lo so, è domiciliare, cioè qualcosa, non... dico, non li hanno interrogati subito lì fissi in caserma, niente. Cos'è sta roba? Comunque il punto, tu non credi al pentimento, lo so, quella scena comunque di lui quando testimonia, anche lì è molto dubbia. Vediamo. Io me lo auguro per lui che sia pentito. Ti arresto, vai in carcere e poi vediamo se mi racconti effettivamente come sono andate le cose oppure no. Invece loro sono stati sempre insieme e quindi questo naturalmente potrebbe anche aver portato a concordare una versione tutti insieme, certo, da dare. Quello che è successo. Sì, sì. Vengono poi la famiglia Ciontoli condotti presso i carabinieri di Civitavecchia e, in attesa di essere interrogati dal pubblico ministero, vengono sottoposti ad intercettazione audio-video, dove, ecco, in realtà, ragazzi, si dice tutto. Questo è importantissimo. Quando sono seduti lì? Perché questo è il famoso video delle intercettazioni ambientali lì in caserma, quando loro devono essere interrogati, che parlano tra di loro. E fondamentalmente si dicono quello che devono dire. Cioè si danno, cioè, le istruzioni, raga. Perfeziona la loro versione. Forse, no? È stata questa la più una delle prove che... Certo. Ma poi anche lui non lo sa. Che sono intercettazioni ambientali, raga, eh? Che gli ho detto loro, l'ho preso io, l'ho visto. Sì, l'unica cosa che ho detto io, l'ho preso dalla mano. No, raga, cioè, scioccante. Ho sceso giù e ho levato il caricatore per vedere se erano cariche. Ma poi ho detto che non mi ricordo se l'ho lasciato il giorno, l'ho riportato su. Va bene, comunque. Devi dire dove la trovate, di. Su di voi l'ho trovata nell'armadio a muro. No. Ma nell'armadio a muro, perché io ho detto su. Al di là del fatto che non, cioè, non sanno neanche loro cosa devo, cioè non si capisce nulla comunque. Sì, ho capito, ma, la cosa... ma a me sembra palese che non sia stato lui. Cioè, nel senso, la prima frase è che gli hai detto che l'ho presa io la pistola. Ma la cosa che fa rabbrividire è che, cioè, secondo me, a parte che secondo me sono tutti coinvolti, poi qualcuno avrà schiacciato il grilletto, ma secondo me sono tutti coinvolti alla stessa maniera. Ok, questi tre sicuramente, no. Il padre, il fratello e Martina, cioè il padre, il figlio e la figlia, ed è veramente, sì, è raccapricciante, cioè fanno venire i brividi, cioè pensare che questo succede 2-3 giorni dopo la morte di Marco,
No, è sconvolgente. Lo si vede benissimo che si stanno accordate queste pistole. Prima dicono che stavano di sotto. Federico gli dice: tu devi dire che l'hai prese lì. Tu devi dire, cioè. Non hai preso il bossolo. Non hai preso il bossolo. Metto il bossolo. Che bagno lui c'ha? Il biletto? No. È andato a me. No, io non l'ho toccato. Il bagno. Senti, in bagno lui c'ha un biletto della mamma appena entra. A destra. No, amore, è scioccante, scusami. Ci sono delle frasi abbastanza strane, per esempio Viola Giorgini dice al fidanzato Federico Ciontoli che gli ha parato il culo. Di che cosa? Perché? Perché questa frase? Delle pistole. Delle pistole. Pistole. Mi ha detto che io l'ho ammazzato, l'avevo visto, visto che tu l'hai presa prima, ha detto io la porto in posto sicuro perché è pericoloso. Ha detto che l'ho vista solo con me. Così. No, vabbè, scusa, bro. Raga, cioè, capite? Ma raga, ma qua è veramente... Cioè, ti ho parato un po' il culo. Oddio, ma sto sentendo anche il dubbio che possa essere stato anche lui, eh. Sì, ma per quello dico, cioè, che ma... secondo me sono tutti coinvolti, perché... Ti ho anche un po' parato il culo. Sì, sì, poi Viola, poi Viola è stata scagionata e sicuramente lei si è trovata purtroppo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Ma lei non avrà visto neanche un cazzo. Ma lei non avrà visto nulla. Perché era di là in camera, se non sbaglio. Ma chi gli ha detto? Raga, si sono fatti gare. Capita in tutte le situazioni del genere, no? Che ci, si parli tra imputati. In realtà, quelle cose che loro, quelle notizie che loro si scambiano, non hanno nessuna rilevanza rispetto alla ricostruzione della dinamica e dei tempi. Vabbè, del fatto. Dai. Vabbè, qua questo va messo perché vi ha fatto parlare, ma non ce ne frega un cazzo, eh. Cioè, nel senso, perché dice cagate, proprio è oggettivo. Ma è giusto che sia così. Pronto? Ciao, Martina. Alessandro Carlini. Non ho resistito a non chiamare cugino. Martina, no? È il cugino. Perché comunque volevo sapere che cosa fosse accaduto, cioè, anche perché inizialmente non sapendo realmente come erano andate le cose, cioè, ero dispiaciuto io, ma ero dispiaciuto anche per Martina, no? Cioè, capite? Non ci posso credere, lo giuro, e sa, sto in caserma Civita Vecchia. Io mi ero affezionato a Martina, gli volevo bene, lei aveva la mia piena fiducia. Scusa, possiamo dire? No, ma te lo giuro, non lo so, perché quando è successo io stavo in bagno. Però sentirsi rispondere non mezz'ora dalla morte di Marco, ma alle 6 di pomeriggio, ma guarda, io non ero in bagno, quindi non saprei dirti che cosa è successo. Beh, scusate, però c'è un'offesa all'intelligenza di chi hai davanti, perché ok, non c'eri in bagno, ma gli avrei chiesto a tuo padre quello che è successo, penso. No, lei non sapeva niente. A casa tua? Lui inizialmente era cosciente, poi piano piano è cominciato a diventare pallido, abbiamo cercato di alzargli le gambe e poi dopo un po' abbiamo detto che non ci abbiamo proprio pensato a una cosa del genere, capito? A parte che sentivo, una cosa che mi infastidì un po', sentivo Federico che comunque la suggeriva un po' su quello che doveva rispondere. Madonna. Perché poi pensavamo che fosse stata l'aria, perché pensavamo che la cosa era scarica, non usciva il sangue, capito? Lì così rimasi un attimo, perché il colpo d'aria, ma che è? Cioè, non sono un esperto di armi, però colpo d'aria non ho mai sentito sta cosa. Gli è partito, non lo so, come non lo so. Martina dice, non lo so, non ho visto perché non ero in bagno. Poi, invece, sempre nella stessa giornata, dice, io ho visto papà quando gli ha puntato la pistola, Marco è diventato bianco. Ma cosa stai facendo? Bocca? Cosa stai facendo, Anna? In che senso? Ma, Andre, cosa stai combinando? Andre, metti in modalità solo follower 0 secondi. Non per 10 minuti. Ho cagato per sbaglio. Cos'è la modalità scudo? Mi hai fatto cagare addosso. È diventato tutto rosso. È diventato. Sì. Andre, sei matto? Cioè, mi sono spaventato. La chat era diventata tutta rossa. Non si capiva un cazzo.
Mamma mia, mi sono... Vabbè. Io ho visto il volto, papà gli ha puntato. Madonna, gli ha detto... La mia zia Pugliela. Papà l'ha tornato. E poi ha detto, lo scherzo era... E lui ha detto, non ti scherza così. Ed è diventato male. Allora, lei adesso sta parlando... Di suo padre. Adesso, vediamo un attimo. Martina dice, non lo so... Non ho visto perché non ero in bagno. Poi, invece, sempre nella stessa giornata, dice io ho visto papà quando gli ha puntato la pistola, Marco è diventato bianco. Io ho visto il quando papà gli ha puntato. Madonna, gli ha detto la mia zia Pugliela. Papà l'ha tornato. E poi ha detto lo scherzo era io. E lui ha detto non ti scherza così. Cioè, capite? Le analisi scientifiche e gli esperimenti probatori vanno tutti inequivocabilmente in unica direzione, cioè che Martina, al di là di quello che ha detto, non poteva essere presente nel bagno. Ma se l'ha appena detto? Ah, quindi l'ha detto in uno stato di invenzione, sì. Seduto con i suoi parenti su un divano e non sapendo di essere registrata. Vabbè. I giorni seguenti sì, sono stato a casa di Martina, a abbracciarla, diciamo a darle quasi le condoglianze perché si trattava di questo. Pronto? Ciao Martì. Oh Ale. Andava male, come deve andare? Non me ne devo andare. Non c'è bisogno di me adesso. Ci sentimmo sia telefonicamente, ma ci sentimmo anche su WhatsApp, tant'è vero che conservo ancora tutti i messaggi di Martina. La prima domanda che feci a Martina fu, Martina, che cosa è successo? Stavo lasciato più di un'ora lì. Cioè, più di un'ora, Martina. Cioè, a me... Cioè, sono state altre cose che hanno contato di più di quello. Inizialmente, te lo giuro, noi pensavamo fosse un attacco di panico. Però che non cazzo, non puoi capire. A me ha colpito Mamma. Tanto una cosa di Martina, cioè una cosa... Quando io ci parlavo era di un gelido allucinante. Cioè non pensavo che potessero esistere persone del genere. Cioè Martina sembrava la persona più innamorata al mondo. Nel momento in cui Marco è morto era come se Marco non esistesse più. Cioè, di questo non possiamo parlare al telefono, questo bisogna darci l'opportunità di incontrarci e parlare, chiarire e darci la forza insieme. Adesso non è il caso di parlare dell'accaduto, Marco sta là adesso. Sfreddissima, raga. Analisi perfetta. Maglia agghiacciante. Mi senti con Martina fino al giorno del funerale. Ma dopo ci vieni là al suo funerale? Certo che ci vengo, Alessà. Però Matti, io te l'ho detto, cioè tu vieni, sarebbe il caso se vieni solo tu. Sì, non ti preoccupa, non ti preoccupa. Il 21 maggio, credo giorno lei era del già funerale. Lì quando noi arrivammo. Era circondata da 4 o 5 amiche, stringeva un cuscino forma di cuore rosso, credo ci fosse la scritta ti amo, forse una foto, non lo so. Però lei non si avvicinò a noi, non si voleva far vedere. Venni avvertita da un mio cugino che mi diceva guarda c'è Martina tra i piedi dei banchi in chiesa. E io dissi io non posso cacciarla dalla chiesa, però fatela indietreggiare. Perché io non la voglio vedere. Blocco un attimo, scusa, perché c'è della gente che è entrata adesso, tipo Doriano, ho visto altri che chiedevano. Allora, ragazzi, praticamente caso Vannini, te lo spiego più in breve. Adesso, in questo momento siamo al suo funerale.
parte questo colpo di pistola in una casa con una famiglia e non si capisce, poi viene chiamato il soccorso ore e ore dopo, dicono che è un attacco di panico, vento, poi alla fine un colpo di pistola che è partito accidentalmente prima dal padre, poi non si capisce, fanno degli esami, non li fanno, un delirio. Comunque adesso siamo al funerale. Beh, perché lui era fidanzato della figlia secondi. Della famiglia, lui è fidanzato della cosa figlia, importante, esatto. Marco, vabbè, così non si capisce ma come nulla, faccio però a dire lui si iniziava a vociferare sull'accaduto, perché così, la notizia iniziava a circolare per Cerveteri, insomma. Ciao. Cringe totale. Grazie, no, Felix. Grazie per la sub con Prime, raga. Con Prime è gratuita la sub, quindi abbonatevi, perché a 300 sub si fa Ex on the Beach, l'uno si riparte, lo faccio vedere a Silvia che non l'ha mai visto. Manca una mezz'oretta, Ema. Lasciamo stare, ne parliamo quando ci vediamo, è sensibilizzata la cosa. Ma sofferto? Non credo. Però oggi comunque a capire perché non c'è più il telefono. Dai. Ci ha ricevuto direttive da tutti. No, ma era la fidanzata di Federico. Alcuni vicini si sono resi conto che quella sera qualcosa di strano era successo. Perché sentono appunto del... Sì, ma dico, è Viola che sta parlando adesso. L'amica gli fa, non capisco perché non si possa parlare al telefono. E dice a Viola. Tutti e fa, dicevano dai, così. Certo, perché probabilmente il padre come se ci fosse un cazzo, stata una lite all'interno dell'appartamento. Diciamo intorno alle 11:10 ho sentito praticamente un discutere, però in lontananza. La voce di Martina io l'ho sentita, cioè che era lei. E dopo un po' ho sentito un botto. La minchia, la vicina. E ho detto, oddio mio, ma che succede? Però la cosa strana è che dopo questo botto io non sentivo più niente per un po'. Dopo lui ha cominciato a urlare forte e chiamava la mamma. Lì proprio c'è lì da io ho i brividi ancora, sono passati 4 anni e io quando parlo di questa cosa me lo sento nelle orecchie, che lui ha cominciato a fare questo urlo straziante in continuo. Mamma, raga. Il giorno dopo, 2 giorni dopo, la moglie di Antonio Ciontoli, Maria Pezzillo, va a casa dei vicini. Ah, ok. Va a chiedere che cosa avete sentito. Il vicino registra col telefonino tutta questa discussione che viene fatta tra loro e Maria Pezzillo. Guarda, con le tue amiche, curioso, ma voi avete sentito lo sparo la notte? Perché io che stavo in camera da letto. Guarda, io devo essere sincera, ho sentito un botto, tipo un grosso specchio che si rompeva. Abbiamo detto la stessa cosa noi. A un certo punto... Ma poi scusate, il tono di lei come stesse parlando di una cosa che è avvenuta da un'altra tipo parte, nel paese di fianco. Ma un'altra vicina. Avete sentito il colpo di pistola? No, perché noi... Cioè, mi è successo in come casa se fosse tua, un'altra vicina. Dice, come se fosse dai. Un'altra vicina. Lui dice, ma perché chiedeva scusa a Martina? E lei si preoccupa immediatamente di dire, ma no, non diceva scusa Marti, diceva scusa Massi, che è il titolare di uno stabilimento balneare per cui Marco Vannini lavorava come bagnino. Che cazzo, non ci credo. Abbiamo sentito una cosa che non mi convince, è che Marco chiedeva scusa a Martina, sempre. No, Massi! Quando stavo qua a terra, scusa Massi, scusi. Massi è quello dove lavorava. E che c'entra Massi? Te l'ho detto che lui comunque poi dopo andava. Massi. Sinceramente noi abbiamo sentito più di una volta, scusa Martina, fino all'ultimo. Che è successo? Che cosa le ha fatto? No, era Massi. Non ci credo, raga. Cioè... No, vabbè, lui Tommaso, il vicino, è...
Cioè, era proprio, ha capito che proprio Sì, si era ho detto, ci sono incazzato delle con un cose che non ci tono. tornano. E questa cosa dello scusa Martina, cioè, fa capire che probabilmente c'era un'altra situazione di base da cui è partito il tutto. Perché io diceva scusa Martina, come per dire, scusa Martina, non so, non mi arruolo, non lo faccio, non lo faccio più, però lasciami stare, cioè, Ma capisci? questo è prima dello sparo? Probabilmente dopo, ma lui non si è reso conto di quello che era successo. Dei vicini sono stati oggetto di profonde contestazioni da parte nostra. La signora, se non erro, ha detto innumerevoli volte di aver sentito, per esempio, Marco, strillare, alla mia domanda perché, dato che era un'infermiera, non era, intervenuta, la signora ha risposto che non Fortunato. pensava che fosse, grave. Marco Ragazzi, chiedeva no, scusa a Martina perché Martina non gli avrebbe mai fatto passare il fatto che Marco non gli aveva detto del concorso e c'è stata questa discussione, dove certo, poi io non lo perché so. Il discussione cringe che totale! grazie, Grazie, Mr. Rotondi! Tondi. Grazie, continuate, raga, dai, Grazie dai, mille. dai, grazie mille per la sub. Ha Comunque, pagato vedete, Rotondi. ecco, fate tutti come lui. 2,99 euro, dai. Due caffè, tre caffè, Dai, dai, ci hai dai, dato dai. due caffè. Dobbiamo arrivare a Ex on the Beach, raga, in qualche modo. Fate voi. Che cazzo? Dicevi? Comunque, litigio. Che litigio è partito già dal pranzo, come dicevano, no? Cioè questa cosa era il continuo di un litigio partito durante il pranzo. Comunque mio figlio Sì. pure, cioè voglio dire, era ragazzo, cioè si sarà pure difeso. Magari si è difeso e qualcuno ha preso la pistola e gli ha sparato. Sono illazioni che non hanno nessun Senso. riscontro effettivo. C'è un dato obiettivo alle 23:04, il padre telefona a Marco e Marco tranquillamente dice: io sto qua, non mi muovo. In 10 minuti non credo che si possa essere scatenata la volontà di omicidio da parte Eppure, di chi che sia. purtroppo l'unica persona che avrebbe detto la verità era Marco. è Marco e purtroppo non c'è più. Mazza, pensa se Allora, fosse io le stato dico che lei la io. verità non ce l'ha detta, quindi le do un'altra possibilità per dirci la verità. Marco stava facendo fuori bagno, era seduto in tasca e Cioè che già qui, già punto qui primo, sei in bagno. io non ho mai e dico mai visto una persona, ma per me stessa in primis, che fa il bagno a casa dei suoceri, la doccia e fa entrare il suocero o la suocera. Cioè, mi sembra veramente una roba fuori dal normale, raga. Cioè, ma soprattutto Molto non è fuori. che dici, oh, entro un attimo, non so, devo prendere, scusa, ho dimenticato il telefono, non ti guardo, non ti guardo. Cioè, mi immagino una Cioè, scena. gli dici di far vedere No, l'arma mi nel immagino. bagno, Esatto, nella cioè, io doccia. immagino una Là va. scena quotidiana, una scena, una famiglia del genere, va bene, Marco ha 3 anni, uno di famiglia, uno di casa. Può anche succedere, veramente, ti dico, guarda, entro, non ti guardo, ho dimenticato il telefono in bagno. Cioè, la prima cosa che mi viene da pensare. Ma che tu stai facendo la vasca, sei seduto, io entro, ti dico pure guarda l'arma, ma dai, Tu è entrato, ci tengo di vedere l'arma perché lui era appassionato, io le armi le avevo in un marsupio. Praticamente nel movimento il marsupio mi stava per cadere e mettendo la mano sotto ho praticamente stretto l'arma che avevo impugnato e mi è partita fuori. quindi lei continua a ribadire la versione che ha fornito agli inquirenti. Stava facendo uno scherzo a Marco. La cosa non è possibile. Uno, perché la pistola, quel tipo di pistola, quella beretta, per sparare ha bisogno di essere scarrellata. Non poteva partire un colpo accidentale Quindi da questa deve pistola, essere scarregata, vuol capite? dire che deve aver Vuol fatto dire il che deve essere fatto il gesto colpo di deve entrare in caricamento. canna. Esatto. E sono quelle pistole che tu praticamente devi far entrare il Quindi colpo non è nella che canna. dici ti cade la pistola, bam, e per te il colpo può succedere, penso con altre armi, non lo so, non sono un'esperta, ma io voglio dire, ma anche sta roba, cioè, sono in bagno con i marsupi. Allora, innanzitutto, sei un cazzo di agente di servizi segreti, tieni due pistole in un marsupio, che, boh, un marsupio va bene, lo saprà lui. E queste pistole erano in casa, non è che dici le metto in una cantina, le metto in una cassaforte dove di solito dovrebbero stare, di cui solo tu conosci la combinazione, le metto in un luogo sicuro. No, erano in bagno.
erano in bagno o sono state poi, diranno, tutto il giorno sul divano. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? No, beh. E quindi se tu non scarrelli la carichi non potrà mai sparare. Scarrellato significa fare questo movimento. Quando io scarrello, io mi rendo perfettamente conto se in questo spazio c'è una cartuccia oppure no. Cioè, questo dimostra. Quindi lui non può, lui dirà sempre: io non sapevo fosse carica. Invece, possibile, se tu scarrelli, quella pistola lo vedi. Ma ripetiamo, non stiamo parlando di un profano, di uno dei servizi segreti. Raga. Mostra che quello che lei dice è totalmente inattendibile. Per poter sparare con la pistola di ciontoli si è dovuto fare due operazioni, cioè l'inserimento del caricatore con le cartucce. Cioè due, ragazzi, questo è inserito il caricatore. Portare la cartuccia in camera di scoppio in questo modo. E quindi adesso è pronta allo sparo. Chi ha impugnato quella pistola ha dovuto per forza scarrellare. Ciontoli, la prima cosa che gli è venuta in mente di dire è stata quella. Certamente quella di dire se è scivolato è stato un... E invece poi, di fronte alla evidenza della cosa, ha dovuto ammettere il suo errore. Che ha scarrellato. Questo sì. Conferire un attimo di allora l'avvocato Mirone chiede di conferire il pubblico ministero sospende e allora lui rientra e dà un'altra versione dei fatti. Allora cosa ha deciso? Mi dica. Solo che praticamente vabbè, l'arma non mi stava scappando, l'ho presa, l'ho impugnata. Convinto che era scarica, cioè, ho scarrellato, ho caricato. E cioè, poi? E praticamente poi per gioco ho fatto finta di sparare, invece niente, erano praticamente i proiettili all'interno della pistola e mi è partito il colpo. E ma scusa, ma allora, scusa qui. Quando uno... Ma dai, ma raga, ma chiaramente un grande bugiardo, cioè, vabbè, senso. Ma ha conferito pure con l'avvocato, ma è ovvio, ragazzi, poi l'avvocato ti dice. Eh no, una volta che per è un'evidenza, cioè è evidente che va scarrellata quell'arma lì. Sì, è per quello che lui ha dovuto inventarsi poi questa versione, capisci? No, vabbè. Spara, ci si accorge che la pistola è come se ti volesse scappare di mano quando preme il grilletto. Prima ha detto ieri è scappata, poi dopo ci ho scarrellato. Cioè, scarrellare tu lo vedi per colpo inganno. Ha fatto un gesto meccanico, un gesto. Cioè, aspetta, che guardate veramente... lui. C'è il tipo, se tu scarrai lo vedi che va il colpo in canna. Certo, ed è ma un no, scollega. Ma come lo dicono loro? Perché loro ovviamente manipolavano armi, perché erano difensori del capo di stato maggiore, la scorta e tutto. Cioè era come per loro scaricare e vedere se c'era qualcosa, era come tipo bere un po' d'acqua, ma no? Ma certo, ma una persona che manovra tutti i giorni con queste armi da cioè, fuoco. Ce l'ha detto con una cosa, ma per ma dire, ragazzi, ma cioè, di cosa vedi? Stiamo parlando? Come se io ti dico, cioè... Ma anche se uno non fa parte degli agenti segreti, dei servizi segreti, ma è solamente magari un poliziotto semplice, no, tra virgolette. Non sto dicendo quello, sto dicendo la faccia del tipo e l'espressione con cui... Ma sì, una roba l'espressione scontata. Con cui dice proprio, non so cosa faccia, vabbè, ma... Cioè, come per dire, ma se devi mangiare il pollo impanato, ti compri qua, cioè, è normale, lo sai tutti che si fa così. Capisci? Proprio la banalità nel dirlo. Di poco momento. Caricare, scarrellare e fare il gesto dello sparo. Ho parlato con Federico, mi disse che appunto Marco non aveva mai chiesto aiuto, mi giurò, ti giuro, Marco non ha mai chiesto aiuto, eccetera. Qualche giorno dopo, in televisione, è uscita fuori la telefonata al 118 e ho smesso totalmente di credere a loro. 18 Roma, salve, buonasera. Quanti anni ha? Che problemi ha? Lui ha 20 anni, un infortunio praticamente in vasca. È caduto? Sì, praticamente si è caduto. E quindi cosa si è fatto? Già lì, lo vedi che cazzo dice. La seconda telefonata fa venire la pelle d'oca, penso pure a un cane. A me la cosa che mi sbalordisce, la tranquillità che c'ha Ciontoli quando gli dice si è punto con un pettine appuntito. Si è bucato un pochino con un... come si chiama? Il pettine, quello a punta.
E quindi cosa si è fatto? Niente, sul braccio, si è bucato, si è messo un panico. Con una calma, una voce così soft, così tranquilla, e c'è Marco che si sente che ce l'avrà avuto a un metro vicino, che strilla e chiede aiuto. È impressionante quella telefonata. Ma sento che si lamenta. Sì, infatti sì. Ma mi scusi, chiedo venia, è diversamente abile? No, no. No, perché sento una voce un po' strana. Il nome? No, c'è uno squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? C'è un buchino. Un buchino? È andato in panico e... Sta urlando, ma si è sentito male? Sì, è andato in panico. Ma... panico è questo. Ok, le sto chiamando un'ambulanza, va bene? Ok, grazie. Salve. No, raga. No, è straziante. È agghiacciante. Questo lamento. È agghiacciante. Ti prego, basta, scusa. Ma cosa sta facendo? Stanno torturando? Cioè, gli ha sparato? Senti la voce di Marco, a me fa bene i brividi ogni volta. Io... quelle urla lì e l'urlo che quando ha detto basta al Pit, ce l'ho scolpita in testa. Sono laceranti. Naturalmente Ciontoli si è comportato in una maniera sicuramente non commendevole, quindi tutto quello che è successo dopo purtroppo è stato l'epilogo di un fatto assolutamente non voluto. Iniziato oggi il processo ad Antonio Ciontoli e ai componenti della sua famiglia per l'omicidio di Marco. Grande attesa per la deposizione di Antonio Ciontoli. Vanini morì dopo 3 ore di agonia. Che 3 ore di agonia, raga, dai. L'inizio del processo per noi ha rappresentato il primo momento in cui poter iniziare veramente a far comprendere quello che era realmente accaduto. Da soli contro tutti. Entravamo e uscivamo scortati dalla forza pubblica. Insomma, in un'aula di giustizia questa non è una cosa che capita tutti i giorni. Le domande che le saranno fatte. Benissimo. È un processo che si basa praticamente su quello che hanno raccontato loro, perché non ci sono altre versioni dei fatti. L'ultima cosa, lei conferma che è stato Marco a chiederle, mentre si faceva la doccia, di poter vedere le armi? Sì. Ha insistito lui. Sì, comunque è incredibile. Cioè, poteva anche aspettare un altro momento. C'è un appassionato anche magari volendo di armi, sicuramente mentre si fa una doccia chiede di poterle vedere. C'è proprio il momento ideale. Inizialmente stavo uscendo. Siccome loro hanno raccontato tantissime bugie e lo dimostrano i fatti, a cominciare dal pettine a punta, è chiaro che è molto difficile da credere qualunque cosa poi a questo punto loro dicano. Cioè, capite che magari tra tutte queste versioni magari c'è anche la versione vera. È talmente confusionario. Ma hanno talmente veramente costruito questa impalcatura di menzogne, di incongruenze, di proteggersi l'un l'altro, che non credi più a niente. Come se stessi chiedendo scusa per evitare che sparasse una seconda volta. Boh, non lo so. No, perché dovrebbe chiedere scusa in uno stato? Boh, io non ho capito. Sta roba veramente. Perché non chiamavano i soccorsi? Perché non dicevano quello che. Perché lui probabilmente non riusciva neanche a parlare, non riusciva, capito, a spiegarsi bene. Quindi era nel panico. Effettivamente sarà stato nel panico più totale, oltre al dolore che magari già provava. Ciao Andre, buonanotte. Grazie. Buonanotte, Andre. Oh, scherzando, lui voleva vedere l'arma, io gli avevo detto di no. Non è possibile. E nulla, quindi praticamente sì, stavamo giocando diciamo, su questa cosa. Sì, piantino tattico qua, veramente terribile. A tutti ci è sembrato immediatamente strano che un ragazzo di 20 anni che sta facendo il bagno in casa della fidanzata, il papà della fidanzata entra tranquillamente all'interno del bagno mentre questo ragazzo appunto sta lavandosi. Marco era solito farsi il bagno con la porta aperta nella vostra abitazione? E aperta, cioè aveva la porta chiusa ma non a chiave. Marco aveva un'educazione e una dignità non indifferenti.
non avrebbe mai fatto entrare il suocero nel bagno. Marco avrebbe fatto entrare Martina nel bagno. Quello che dicono i familiari di Marco sicuramente corrisponde a quello che accadeva a casa Vannini. Non significa che però a casa Contoli fosse diverso. Ma scusa, ma anche se Marco, cioè, ma tu sei un adulto, deve partire comunque prima da te questo senso del pudore. Bene, trovi la porta che non è chiusa a chiave, cazzo, ti accorgi che c'è dentro lui, oddio, scusami, cioè, ma quante volte ci è successo, magari esci, no? Ma dai, non stai in piedi neanche, veramente. Può accadere per mille motivazioni. Quando Marco era al bagno, capitava che comunque se a mio padre servisse qualcosa in bagno, lui entrava tranquillamente. Ora, se non lo so, se papà entrava sempre quando Marco si faceva la doccia. C'era un rapporto intimo tra me e Marco. E, è capitato altre volte che sia io che lui, quando stavamo in bagno, siamo entrati. Facciamo finta che, come dice il Ciontoli, tra di loro c'era questo rapporto che noi non conoscevamo. Però, insomma, non credo che una persona, mentre uno è nudo nella vasca, si dice: ah, vedi, queste sono le mie armi, allora guarda, capito, funzionano così, si fa così, non te l'ho fatte mai vedere, te le faccio vedere adesso. Beh, è una cosa, scusatemi, aspetto, però aspetto 5 minuti che finisci di fare e questo mentre peraltro veniva giù l'acqua della doccia e si stava... No, allora, Marco non è che veniva, perché io non ho il telefono della doccia che si può mettere a muro. Era seduto e stava lavando con il telefono della doccia. Quindi con le mani bagnate ed insaponate, nonostante ciò le ha chiesto sì, di poter vedere. Sì. Va bene, grazie. Dai, viene da ridere anche al giudice. Cioè poi ti faccio vedere come si carica. E praticamente ho caricato e ho premuto il libretto, cioè è stato un movimento continuo, diciamo. È automatico, come se non si rendesse conto di quello. La posizione di Marco Vannini qui rappresentata è Marco Vannini dentro alla vasca da bagno. Se io voglio sparare in questa posizione, abbiamo indicato con la linea azzurra la traiettoria che ha percorso il prete realmente, come vedete c'è una differenza rispetto a quella che può essere la traiettoria di sparo. Per cui ritengo che forse potrebbe essere stata fatta dall'altra parte, sul divano. Capito, non in vasca. Che è forse molto più plausibile, perché noi la posizione del corpo rispetto al divano lo troviamo leggermente più sollevato. Capito. Quindi è molto fattibile che sollevando il corpo si vadano a coincidere la posizione della traiettoria prodotta dallo sparo con quella trovata sul corpo. Mi pare, come dire, un po' avventuroso a fare affermazioni di questo genere. Analizzando le dichiarazioni dei vicini di casa, l'unica stanza in cui diciamo era assolutamente compatibile con il racconto era il bagno. Era una scarica giù. Lui ha detto che l'aveva lasciata tutto il giorno sul divano. Cioè, ti rendi conto? Lei non era una scarica. Era convinto per lasciarle tutto il giorno sul divano, con la porta aperta perché faceva caldo. Cioè. Madonna, perché se Viola dice che sono state tutto il giorno agiate sul divano, se Pistole poi diventava così compromettente il fatto che le doveva andare a prendere e mettere in sicurezza perché Marco e Martina stavano dentro il bagno. Cioè, sono tante le cose che sono strane, no? Cioè, sono contraddittorie. Si fa presto a dire, ma potrebbe essere successo da qualsiasi parte. Vabbè, e questo rimane una, come dire, illazione, certo, che forse può interessare coloro che devono, no, giocare su questo mistero, che il mistero purtroppo non c'è. Probabilmente era in bagno già prima. Ah sì, sicuro. Stavo lavando il viso e quindi è entrato mio padre ed è passato dietro di me. E quasi contemporaneamente, cioè, tutto in bagno. Mentre lui faceva la doccia. Mentre faceva la doccia, che si lava il viso. A questo punto entra il padre e va a prendere le pistole. Mentre io sono uscita, quindi stavo andando in camera e ho chiuso la porta del bagno. La presenza di altre persone è una bella domanda, perché le prime affermazioni, quelle anche intercettate in caserma, eccetera, lasciavano propendere per una presenza dei familiari in quel bagno. Io ho visto quando papà gli ha puntato la
chiesi la cugina. Papà era tu. Lei ha detto ai suoi familiari: io ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola. Sì, ho detto questo perché quando siamo andati in caserma dei carabinieri io mi sono fatta mimare la scena da mio padre. Quindi per quello io ho detto ho visto. Io in quel momento non ci stavo capendo nulla, cioè stavo delirando. Avevo perso il mio ragazzo. Va bene, senta, poi lei ha detto anche, papà ha detto è uno scherzo e lui ha detto non si scherza così. Sì, ed è lei mi deve far finire quando parlo, per cortesia. Martina. Cioè, ragazzi, ma lei in quel frangente ha 20 anni pure lei, mi pare 21, ora non lo so. Cioè, ma vi rendete conto lei con che spavalderia sta parlando? Ciao, Sara. Sta parlando un giudice? Cioè, io veramente mi cagherei in mano, anche se sapessi magari di essere innocente, tutto quello che volete. Ma, cioè, è talmente... Cioè, o è talmente sicura di sé, talmente sicura del fatto che il padre è bla bla bla, è comunque protetto, è talmente sicura della versione che hanno concordato, è talmente sicura... Cioè... cioè, qui non c'è un minimo veramente di rimorso. Madonna, di impressionante. Non lo so, di consapevolezza di quello che è successo in questa casa. Sarà sicuramente presente, ma il fatto che invece sia, per loro stessa ammissione, intervenuta insieme a Federico dopo pochi secondi, rende la presenza o meno del tutto irrilevante. I suoi familiari le chiedono cosa è successo, dato che non erano presenti in bagno? Io a loro continuo a dire sempre, ho sempre continuato a dire: non vi preoccupate, un colpo d'aria, si è solo spaventato. Lui poi difende tutta la famiglia. Continuano a parlare di questo colpo d'aria. Le sì. Pistole vere in genere. Vabbè, il colpo d'aria nella mia ignoranza avviene quando non c'è il colpo dentro, o solo dentro, no? Giusto. Per quanto riguarda il colpo d'aria, tutti abbiamo compreso, abbiamo pensato, insomma, che si riferisse a un colpo esploso a salve. Si è fatto riferimento al colpo d'aria in una casa? Un colpo d'arma da fuoco di quest'arma produce circa 120 decibel. Il parlato normalmente è 40-50 decibel. Se arriviamo a gridare arriviamo a 70-80 decibel. Eppure noi sentiamo le persone quando alzano la voce. 120 decibel è un rumore incredibile. Assordante. Che in un ambiente così piccolo, esatto, si amplifica. Mamma. Un colpo d'aria, cosa intende per colpo d'aria? Allora, io mi sono soffermata sul fatto che mio padre mi aveva detto era un attacco, che comunque Marco si era spaventato, era un attacco di panico. Non sa neanche. Quindi vedendo la pistola un colpo d'aria non lo so, io mi sono fidata di quello che mi ha detto mio padre. Sì, mi aveva detto che capito, si era spaventato e quindi nulla. Poi è irrespirabile l'aria, perché il residuo allo sparo, la nuvola di residuo allo sparo è talmente contaminante che quasi ti impedisce a respirare. Allora come si fa a dire un colpo d'aria? Qui è entrata un secondo dopo, due secondi dopo, secondo la sua versione. Ha sentito qualcosa nell'aria, non so, un odore acre, un qualcosa di questo genere, nulla. No, non ho sentito nulla. Vabbè. Hanno visto le pistole per terra, hanno trovato il bossolo e poi parliamo dei colpi d'aria? Ma ci vogliamo prendere in giro? Scusi, ma lei entra in bagno, vede una pistola, vede il suo fidanzato con bianco, con le labbra viola, così dice nelle intercettazioni, lo conferma questo che era così? Sì, ma io questa cosa la collegavo ad un attacco di panico. Minchia, le labbra viola è un segno. Poi che cosa è successo? Ha capito che le cose sono andate diversamente a un certo punto? Dopo, quando ho rinvenuto il fossolo, ho immaginato che era partito il colpo e che il proiettile nella spalla. E allora ha parlato con suo padre di come era successo il più fatto? No, io sono solamente andato nella camera da letto, ho detto ho trovato il fossolo, mi sa che chiamare il 105. C'era una scarsità di sintomi tali da rendere lo stato di Marco assolutamente compatibile con quello che aveva detto Antonio Giuntoli ai suoi familiari. Sì, ma a me non me ne frega niente. Cioè, qua il problema è che va bene, mettiamo il caso della vasca, mettiamo il caso di tutto quello che hanno detto loro,
Ma una persona, quella braviola, anche se avesse la metà dei sintomi e fosse uno stato così di panico, io l'ambulanza la chiamo a prescindere, a me cosa interessa, cioè capisci? No? Certo. Cioè dico, voglio dire, è comunque, non è neanche una... Lady. Non è... Lady, basta. Non è comunque un mio familiare neanche così stretto, ma in generale... cioè, non chiami l'ambulanza. Sì, scusatelo, Lady. Cioè, non chiami l'ambulanza? Non è d'accordo. È surreale, esatto, anche lei si è arrabbiata. Chiari, cioè che Marco era affetto da un attacco di panico. Guardi, su questo sono stati indotti in errore anche i sanitari. Scusi, un colpo d'aria che provoca una ferita? Beh, non era propriamente una ferita, era un segno. Era come un marchio, come un... Lei ha pensato che il colpo d'aria avesse provocato questa pressione, questo segno? Sì. Senta, ha perso sangue, Marco? Io ho visto un po' di sangue quando era giù, al piano di sotto. Da dove usciva questo sangue? Da questa ferita. Quindi era una ferita? Ma era un segno, non era un foro, non era un buco, era un segno. La pallottola nel momento in cui è entrata ha determinato per tutta una serie di motivazioni la chiusura immediata della ferita, per cui di fatto questa si appalesava come una bruciatura di sigaretta, ma questo guardi non lo dicono soltanto i familiari di Ciontoli, lo dicono anche i sanitari che sono intervenuti nell'immediatezza. Ma che sangue lei ha mai visto sul corpo di Marco, su qualche indumento, su qualche altro superlettile? Nel senso, forse l'avrò anche visto, ma il sangue che può uscire da una... Cioè, pure se si leva una medicina, quel sangue è lì. Una ferita come quella sanguina. Trovare un braccio pulito, almeno da quello che si vede, e qualche traccetta di sangue, molto rarefatta, molto contenuta nella casa, anche questo mi induce a pensare che, insomma, un po' di pulizia sia stata fatta. Hanno lavato i panni, che l'infermiera ha detto che aveva trovato i capelli bagnati. Marco è stato spostato, come mai che non c'era sangue che gocciolava, sangue in tutti gli indumenti, anche l'accappatoio di fatto è risultato quasi in maniera insignificante contaminato dal sangue, quindi c'era troppo poco sangue. Marco è morto per una emorragia interna, quindi il sangue c'è stato all'interno, non è uscito all'esterno. Il mio calcolo è stato fatto su questi vari indizi e su questi vari parametri. Il professor Gaudio, che è un esperto, ha detto che all'esterno sono stati, che Marco ha perso un litro e mezzo di sangue circa. Tra un litro e mezzo e due litri di sangue. Ma cioè, raga, scusami, dove sono finiti? Mezzo, due litri è tanto. Nella vasca, minchia. Un litro? Per quello l'hanno pulito nella vasca. Era... È vero, aiuto, sì, certo. Una certo. Bottiglietta d'acqua, eh? Sì, diciamo che di te sangue. Ne accorgi probabilmente. Due? Il proiettile è penetrato al braccio destro, è entrato nell'emitoraceo laterale, tralciato il polmone destro, il cuore e il polmone sinistro, impattando sulla costa dell'emitorace sinistro. Ha provocato il coinvolgimento di una serie di strutture anatomiche che comunque hanno garantito il fatto che il cuore continuava a battere. Quel colpo è entrato nel braccio, gli ha passato il polmone, gli ha passato il cuore e gli si è conficcato nella costola dall'altra parte, rompendola. Per cui non credo che dico, ah no, non mi sono fatto niente, tranquilli. Non credo che stava così Marco, no? Lei ha dichiarato che urlava in sede di interrogatorio. Probabilmente avrò inteso male, sì, comunque si lamentava a voce alta. Perché non chiama il 118? Perché volevo portarlo io. Ah, adesso voleva portarlo io. Forse le faceva pensare che era una cosa lieve.
perché per me ero convintissimo che il apostolo, che il apostolo stava nel braccio. Ma in base a cioè, non avrei elementi... mai potuto immaginare che Marco stesse morendo. Capite quello che dicevo all'inizio? Lui pensava, anche quando sono andato in ospedale, che questo bossolo fosse ancora nel braccio e che quindi Marco sarebbe potuto salvare. Per quello lui aveva già iniziato tutta la sua trafila del oddio, però posto di lavoro, mi ingrazio questo carabiniere, mi vado a parlare con quell'altro, vado di su, vado di giù, proteggetemi, perché lui era convinto. Sì. Marco Vannini sarebbe venuto giungere in ospedale in circa un'ora dal momento del ferimento, e questo evidentemente ha inciso in modo molto molto negativo sulle possibilità salvifiche del ragazzo. Ma si poteva salvare con corpo? Sì, l'hanno così con hanno. Per me non era grave. Non era grave. Non è mai stato grave per lei? No, per me non è mai stato grave. Nella seconda telefonata si sentono le urla di Marco in sottofondo. Ma non erano urla, erano delle lamentele. No, erano urla. Questo, abbiamo il file in atti, erano urla. Abbiamo anche sentito. Io non mi sono resa conto delle urla. Non si è resa conto. Che freddezza. Che erano urla, raga, oh. Marco, prima di morire, ci ha messo 4 ore, quindi loro ci hanno avuto 4 ore per poterlo salvare, e quella è stata una fortuna, perché comunque gli è stata data la possibilità di poter rimediare al loro errore. Esatto. Io al certo gli vorrei dire semplicemente: ma se era tuo figlio, avresti aspettato a chiamare i soccorsi? Ma certo, cioè, perché, ma dai. Perché poi alla fine... In nome del popolo italiano, la prima corte d'assise di Roma dichiara Ciontoli Antonio responsabile dei reati a lui ascritti. Lo condanna per il delitto di cui al capo A alla pena di anni 14 di reclusione. E per... No, no, no. Per la corte di primo grado è provato che Ciontoli era nel bagno e lì avrebbe sparato accidentalmente per scherzo a Marco Vannini. Ciontoli, per i giudici, non voleva uccidere Marco, ma ha previsto ed accettato tutte le conseguenze del suo comportamento, giudicato menzognero e riprovevole, sino alla morte di Marco. Questo è omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale. La sentenza di primo grado praticamente dà validità e ha avvalorato la tesi della versione fornita da Ciontoli Antonio. Cioè, colposamente Ciontoli ha scarrellato e sparato, e lui ha detto: pensavo che fosse scarica. Certo, poi tu punti su una persona anche su questa scarica. Il fatto sul quale il pubblico ministero ha puntato è la volontarietà di non fare intervenire tempestivi soccorsi. Martina, Federico e la madre Maria Pezzillo, per la sentenza, sono stati tutti ingannati rispettivamente dal padre e dal marito, e per questo condannati solo per omicidio colposo. Viola, invece, essendo esterna alla famiglia, non è stata ritenuta responsabile di non aver chiamato i soccorsi, e dunque non le è stato attribuito neppure il reato di omissione di soccorso. Che voglio dire, comunque una persona adulta può anche intervenire, certo. Comunque. Noi invece pensiamo che ci sia la responsabilità a carico di tutti i presenti per il reato di omicidio volontario. Noi alla prima sentenza, che ci sembrava poco perché avevano dato sì 14 anni a lui ma 3 anni a loro, che era una cosa ridicola,
col concorso, sapevamo la responsabilità così palese che ci avevano avuto. Ci sembrava poco, dico, ma la seconda sentenza vedrai che gli danno giù. In nome del popolo italiano, la prima corte di assise d'appello di Roma ridetermina per Antonio Ciontoli la pena in anni 5 di reclusione. Revoca le pene accessorie. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Cioè, Ciontoli è ancora meglio. Questa è una sentenza di secondo grado. Rendevo conto, dicevo, ma non avremo mai potere purtroppo contro la gente che ha del potere, cioè capisci? No, ma le facce di quelli che sono attori. Di legge nel dispositivo, questa è un'interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 340 del codice penale. Vabbè. Pensavo che Marco potesse fare 5 anni, 20 anni, 5 anni, come si può? Come si fa? Devono cambiare leggi. Devi cambiare qualcosa, perché non è possibile. Non è possibile che uno può ammazzare una persona, la può far franca così. Ragazzi. Adesso facciamo finire e poi vi dico com'è la situazione attuale. È atroce che tu stia dentro un'aula del tribunale e per i giudici Marco non è niente. Ad oggi Viola Giorgini è stata assolta definitivamente dall'accusa di omissione di soccorso inizialmente ipotizzata. Antonio, Federico, Martina e Maria Pezzillo sono stati tutti condannati, ma soltanto per omicidio colposo. E riteniamo che soprattutto il secondo giudice sia arrivato alla conclusione quella che è più giusta, e quindi l'assenza di alcuna volontarietà da parte del signor Antonio Ciontoli nella causazione dell'evento della morte del povero Marco. Nessuno poteva pensare che il ragazzo fosse in pericolo di vita, e su questo la Corte d'Assise d'Appello ha accolto le nostre obiezioni. Tanto è vero che noi adesso insistiamo su questo per dire: se non era consapevole, Non può neanche essere applicata l'aggravante della previsione dell'evento, per cui ci potrebbe essere anche un'ulteriore, come dire, riduzione della pena. Ci sono degli elementi nell'inchiesta, però evidentemente i giudici non li hanno ritenuti così importanti. Antonio Ciontoli ha ricevuto addirittura una derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo. Attualmente tutti gli imputati sono liberi e non hanno mai trascorso nemmeno un giorno in carcere. Ci sono, come abbiamo visto, tantissime contraddizioni, ci sono tantissime questioni che non quadrano. Ci sono delle lacune che la Cassazione dovrà colmare. Sono tutti responsabili perché tutti sapevano e tutti hanno messo in impedito il soccorso. E quindi hanno agito, costi quello che costi, a costo di farlo morire. Aspettiamo come si fa con lo schiaffo del soldato, no? Con la speranza che non ti arriva la botta forte, invece di quella giusta. Io una cosa voglio dire, Marco era molto patriottico, era molto, ci credeva molto nelle istituzioni. Lui, quando lo sai, quando sentiva pure le partite che cantavano l'inno dei Mamelli, lui si alzava in piedi e si metteva la mano sul cuore, no? Per dire. Lui ci credeva molto nelle istituzioni. Io ci spero. Una volta ci credevo pure io, adesso ci spero. Ma l'unica speranza grossa è che la Cassazione non mi faccia pensare al contrario e pensa proprio di vergognarmi di essere italiano, perché quella... Mazza, raga. Ecco, allora, praticamente cosa succede? Cioè arriviamo nel 2020,
Quindi il caso arriva alla Cassazione, che diciamo è l'ultimo poi grado di giudizio. Le sentenze vengono ribaltate, quindi grazie a Dio. Condannano Ciontoli Antonio a 14 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario, quindi torna la volontarietà, non l'omicidio colposo. Accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie e i figli, quindi Federico e Martina, vengono ritenuti responsabili di concorso anomalo e condannati a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Quindi queste sentenze è accaduto proprio 2 annetti fa, perché è successo in Cassazione nel 3 maggio del 2021, sono divenute definitive. Quindi poi mi sono letta, quindi dopo da lì loro sono andati in carcere, quindi adesso è 2 annetti che praticamente sono in carcere. Ma quindi 14 anni e basta. E praticamente però ho letto che non lo so, prendetelo con le pinze questo, ho letto un articolo ma non so se sia vero, che Martina probabilmente con la buona condotta, quello che sta facendo in carcere eccetera, dicono che nel 2025 probabilmente sarà già fuori. Io mi auguro di no. Poi ho letto altre cose, nel senso che è un fidanzato, che ha molte amiche. È finito questo? È in una, diciamo, in un'ala del carcere... privilegiata. Non privilegiata, però insomma, voglio dire, in carcere è sempre il carcere, ovviamente. Poi tutti i detenuti comunque devono vivere dignitosamente, su questo siamo tutti d'accordo. Però insomma, ti rimane un po' con l'amaro in bocca, soprattutto poi vedendo la sua... su essere glaciale in questo modo. Non c'è nient'altro qua? Secondo me, non so, secondo me... Così mi tolgo. Allora, non si possono fare ipotesi, cioè, anzi, si possono fare centinaia... Aspetta, prima di fare tutta la finale, scusami. No, volevo capire, perché sono curioso, scusami. Sì, sarà finito, perché mi dico così, non so, magari c'è qualcosa, una frase, una roba, mi rimane qua sul gruppone. Le menzogne, l'aver trattato così, il caso di un ragazzo, effettivamente cioè, rimane un po' il rammarico di questo. Comunque non sono state non è stata accertata la realtà dei fatti, capite? Cioè comunque sì, ovviamente le condanne sono arrivate, ma non c'è ancora, non è stato accertato nulla, cioè la verità non la sappiamo. Sicuramente sappiamo che Marco sarebbe potuto salvare. Questo sì. Questo sì, questo è l'unica sì. Cosa certa. Quello che penso io vabbè, è che di ipotesi e di teorie se ne possono fare a migliaia in un caso come questo. Secondo me c'è stata sicuramente una lite. Sì. Secondo me in questa lite, appunto la lite è avvenuta tra Martina e Marco, probabilmente non so se fosse in doccia o meno, magari è venuta anche in bagno, probabilmente, però era tra loro. E secondo me questa lite è finita male, nel senso che magari, cioè io mi sono anche immaginata, magari Martina che ha preso queste pistole, che probabilmente erano davvero in giro da tutto il giorno, casa, magari l'ha preso lei, magari il papà Antonio per... risolvere questa confusione, le ha strappato di mano la pistola, è partito veramente un colpo. Cioè non voglio credere che Antonio abbia puntato Marco e le abbia sparato per ucciderlo, anche perché non penso che se vuoi uccidere una persona li punti così al braccio, fai questa ferita, cioè penso che esca fuori qualcosa di diverso, insomma, no? Quindi secondo me il tutto è partito tra Martina e Marco. E poi la situazione è degenerata. Ha preso la pistola. È degenerata coinvolgendo anche Federico, ovviamente, tutte le persone che parano lì. Quindi secondo me è stato così. Poi ovviamente il padre ha cercato di proteggere. Vabbè, ma Sakura, come faceva a sapere che sarebbe stato sparato di lì a poco? Cioè, uno si metteva una persona... con buona fede, nel senso, ti ci metti, poi non lo sai che puoi fare questa fine, cioè nel senso,
E qual è, ragazzi, la cosa che ha del paradossale, che qua nessuno lo cita, ma Martina, lei stava lavorando come infermiera, anzi si è laureata, credo, poi come infermiera. Quindi magari qualche base ce l'aveva, dici. Infatti, cioè, poi è successo che negli anni dopo l'albo degli infermieri si è comunque... abbia scatenato le grandissime polemiche perché volevano, cioè hanno firmato le petizioni per radiarla dall'albo perché dicevano non è possibile che una persona che studia anche questo non abbia chiamato i soccorsi immediatamente, cioè certo. Non si parla di bambini, ragazzi, come deformazione professionale avevano 20 e passa anni, cioè nel senso prima di finire in prigione lavorava anche in ambulanza, sì lavorava, mi pare anche a stretto contatto con delle persone forse. Ma là, ho visto una testimonianza di una signora affetta da sclerosi multipla che parlava di lei. No, vabbè. Comunque, adesso cosa fanno? Ora sono in carcere, so solo che Martina e la madre, non so se sono nella stessa ala, cioè se si possono incontrare, ma so che sono a Rebibbia, però in un settore del carcere in cui non ci sono, diciamo, situazioni estreme, quindi è una vita abbastanza tranquilla, credo che lavori, forse studia ancora, e appunto si diceva che ha stretto amicizia con molte ragazze, che è ben voluta e che ha un fidanzato a quanto pare, poi comunque sono sempre informazioni, cioè è anche quasi no? Sfiora il gossip e non mi piace farlo su queste situazioni perché è veramente inutile. Però non lo so, ogni volta perché davvero, Franci, caso... è vero pazzesco, sì capisci, cioè. Comunque è un caso che ogni volta mi rattrista, mi sconvolge, soprattutto pensare io davvero, non sapevo così tanti dettagli, pensare davvero che questi genitori debbano vivere con il pensiero che Marco potrebbe essere ancora qui. Magari non si sa in che modo, magari, non lo so ragazzi, magari sarebbe rimasto paralizzato, io adesso non sono un medico, ma capite che non esiste giustificazione. No, dico, però, non esiste... Certo. Cioè Marco poteva anche essere in coma da 8 anni, ma era qua, cioè sarebbe stata poi una volontà dei genitori, no, poteva un caso essere di... poteva essere ripreso e magari messo in coma farmacologico, esatto, e poteva salvare essere gli organi, di tutto, ma era loro responsabilità, punto, cioè questa era una loro responsabilità. Voglio dire, ripeto, io credo che sia stato veramente un incidente, ma che sicuramente Martina abbia avuto un ruolo più importante in questa vicenda di quello che poi si è detto, comunque ha detto il padre per difenderla, e che probabilmente magari il fratello Viola e la madre non erano, cioè nel momento non erano magari, cioè sì, erano in casa, ma magari non hanno capito che Martina ha avuto questo ruolo, capito? Non lo so. Comunque no, diciamo sì. È stato molto interessante vedere la dinamica, tutto quello che è successo, e purtroppo sì, potevano chiamare prima, così è andata e hanno ricevuto la loro sentenza, che a mio parere non è proprio giustissima. Vabbè, ma si però sa che sono... non hanno queste pene, purtroppo. Certo, purtroppo è così. Perché alla fine hai tolto la vita a una persona. E vi dirò anche di più, secondo me, perché di questi casi ne ho visti a migliaia, secondo me tra qualche anno, quando Antonio uscirà, aspetteremo, magari sarà in età di pensione, ma se fosse stato magari più giovane, sicuramente l'avrebbero anche ripreso al lavoro. Sì. 100%, perché è già successo. Il caso Vannini, proprio così, su Discovery. Sì. E quindi sì, a me mi è sempre rimasta impressa la forza di sua mamma, questa donna veramente che non si è mai tirata indietro, non ha mai avuto paura di dire il suo pensiero, di lottare per Marco, cioè probabilmente se lei non avesse creato tutto questo rumore, secondo me le condanne comunque sarebbero rimaste ancora al secondo grado, cioè non le avrebbero ribaltate. Poi grazie a Dio c'è la Cassazione che a volte risolve un po' gli errori precedenti, però... comunque sì, un caso che fa riflettere, e poi Marco avrebbe la nostra età a quest'ora, chi lo sa, magari sarebbe un pilota o boh, però brutto perché ogni tanto poi capitano queste situazioni in cui si sentono di questi incidenti
che però poi nascondono altro e poi la confusione però non fa mai venire a galla la verità, no? Cioè il fatto che neanche magari dopo tutto questo tempo si dica cazzo, cioè è andata così, cioè ormai tanto siamo in questo casino, paghiamo per quello che abbiamo fatto, no? Sì, sì. E poi è vero quello che diceva, è magari quello che diceva, non ricordo, forse il giornalista del Messaggero, probabilmente magari tra tutte queste dichiarazioni c'è anche quella vera, capisci? Ma ormai hanno mischiato le carte. Tante menzogne e bugie che non potresti anche più crederci. Sì. Insomma, ragazzi, devo dire che questa sera è stata abbastanza impegnativa. Il documentario è durato tanto, però devo dire fatto molto bene, sì. Con tutto all'interno spiegato bene. Non posso dire che è stata divertente la serata, una serata che comunque mi ha intrattenuto molto. Mi dispiace che bisogna raccontare un qualcosa di brutto, però è giusto anche ricordare le vittime. Perché, ma cioè devo dire che comunque riguardare determinati casi dopo magari cioè riguardare nel dettaglio dopo anni, adesso la mia età, non so, ho dei punti di vista diversi. Non lo so, sono... No, Sofì dice, secondo voi prima o poi diranno la verità? No, ormai è andata, non ma diranno più niente. Ma questa è la loro verità. Una volta che sconteranno la pena, hanno scontato la pena e basta. E... Comunque non so, ho una visione a volte meno... non so come dire, meno focosa, cioè meno rabbiosa, nel senso, meno istintiva di quando magari sentivo determinate storie, non solo questo caso, in generale quando magari anche solo 5-6 anni fa. Adesso magari sono più riflessiva, tendo a non giudicare subito, no, le persone, cioè a riflettere un po' di più su tutte quelle che potrebbero essere le ipotesi, le situazioni. E sì, sicuramente caso... vederlo adesso, vedere questi casi dopo tanti anni, come magari cioè potrei rivedere, sì, ma vuole, la cosa istintivamente è un conto, va bene, ci sta, ma in questo caso era proprio una palese ricerca di dover costruire una situazione, cambiano le dichiarazioni, e lì quando sono lì a parlare c'è sempre qualcuno che dice ah non lo so, ho visto mio padre, il colpo d'aria, le cose, quello che ritratta 100 volte. Cioè, qualcosa deve essere successo. No, io non dico assolutamente, ma è ovvio, cioè, e sono anche d'accordo sulle pene, sono d'accordo su tutto, cioè, sono d'accordo che siano troppo, troppo basse, quelle intendo, ma in generale in Italia. Però, magari poi mi ritrovo anche nel pensiero appunto del giornalista che dice purtroppo magari nelle loro versioni c'è anche la versione veritiera, ma noi non lo sapremo mai perché ormai non ci crediamo più. Cioè, capisci? Mi rifletto magari di più poi su tutte le conseguenze di quello che è avvenuto dopo, in generale. E vabbè ragazzi, questo è stato, io mi avvicinerei alla conclusione, sì, di questa serata, perché sono anche mezzanotte. Oggi abbiamo fatto, siamo andati lunghissimi oggi, sì, quasi 3 ore di live. Vi ricordo che domani siamo live alle 18 con Ultimatum, è la sesta puntata, alle 14 uscirà il video che io finirò di editare, sì, domani mattina, di cui devo sentire Gabri per la copertina. Vi ricordo anche di supportarci con una sub, il Prime, anche off stream, tanto vi ringraziamo comunque live, perché per arrivare all'obiettivo delle 300 sub sarebbe molto molto bello riuscire a raggiungerlo prima di settimana prossima, così riusciamo a partire con Ex on the Beach, che sarebbe molto carino perché abbiamo tante novità. Venerdì a mezzogiorno abbiamo un appuntamento importante che riguarda voi e vorremmo raccontarvelo già settimana prossima. Se grazie possibile. Ragazzi, grazie Fabio, davvero. Grazie Sofì, grazie a tutti. Grazie Sakura, grazie Sofì, grazie a tutti quelli che sono passati. Ema non lo so ancora, ci rifletterò nei prossimi giorni. Credo comunque ancora un caso italiano. Sono molto, allora, io entro molto in empatia con i casi italiani perché forse la mia lingua, forse perché vedo i genitori e mi, sì, mi, certo, entra dentro. Sì, certo, ma poi anche dal punto di vista di, so, di background culturale, esatto, magari che noi li abbiamo già vissuti e apportiamo in modo diverso i nostri... nostre opinioni, però poi faremo voi, magari anche altre cose ovviamente anche straniere, però sì, certo, devo dire che sicuramente questi ci colpiscono di più, abbiamo anche più interazione con voi
Esatto, sono casi che comunque stati alla ribalta di tutte le cronache, le testate giornalistiche ci hanno invaso la testa. Quindi domani, ragazzi, si tornerà un attimo a ridere con la reaction Ultimatum. E insomma, questo è. Ci vediamo mercoledì prossimo per chi è interessato alla Crime Night. Io, come sempre, vi dico: seguiteci anche su Instagram. Certo. E se avete dei casi magari da suggerirmi, sparate. Scrivetemi a me. Sparate, no, oddio. No. Così, scusate, non ci ho pensato. Scrivetemi in DM e così poi cioè, insomma, li aggiungo al nostro elenco. Già, comunque, ripeto, purtroppo l'elenco è già comunque fittissimo. Però vedremo cosa fare mercoledì prossimo. Comunque, Emma, se regalaste una sub a testa, saremmo già più o meno a metà obiettivo, neanche, quasi vicino all'obiettivo. Quindi potreste regalare una sub a testa tra tutti quelli che ci sono. Giusto una a testa per arrivarci. Non dico oggi, domani anche. Sì, vabbè, 3 euro, ma capisco, la borsa di studio. Lo capisco. Tipo, io adesso me ne regalo una. Cioè, me ne ho già regalate non so quante. Però una ve la regalo, perché è stata una bella serata. Sono contento, una sub la regalo. Guardate, proprio in 2 secondi. Sbam. Aspetta. Ok. E io la pago, cioè, senza... Andata? Oh. Carlotta. A Carlotta Fritz. Quindi, ragazzi, se volete supportarci, non sarebbe male. Va bene, ragazzi, buonanotte. Grazie mille, tanta gente giustamente già andata per mezzanotte. Perché... Domani si lavora, si studia, si va a scuola, quindi ci vediamo domani. Andiamo a dormire, riposatevi. Ci vediamo domani alle 6. Grazie mille a tutti, ragazzi. Ciao raga, buonanotte. Un bacione. A domani ore 18.